Wanted to look beyond the clouds and the stars. I am your father. Ma quanta fretta avete di iniziare la trasmissione? Lo sapete che ormai mi sono un po' allineato alla tendenza di YouTube e vi faccio un po' penare, amici di No al Cinema. Buonasera, terzo appuntamento questa settimana, non mi sopportate più, immagino come è giusto che sia. Prima di passare saluti, perché me lo dimentico sempre, intanto attivo il solito banner a scorrimento per chi vuole aiutare il canale a crescere e a diventare sempre più professionista. Ricordo la funzione super chat. Stasera ci abbiamo anche un ospite a cui tenevo tantissimo. Ci abbiamo messo un po' di settimane a organizzare questa diretta per i suoi viaggi, per i miei maledetti impegni che mi hanno risucchiato via da YouTube per quasi 3 settimane, però finalmente ce l'abbiamo fatta e veramente vale la pena, se siete appassionati di Matrix e non solo, di confrontarvi con l'ospite. Intanto vedo già un sacco di commenti. Buonasera a Federico Alessandro Coccioli che mi dice: mi sa che questa è la volta che mi cacciano dal canale dato il tema che ho affrontato. Ma come? Non sei un amante di Matrix? Via subito, vediamo, vediamo. Buonasera al mitico Lorenzo Pari, al Lapo Santini, al signor Innocenti Junior che mi dice che sono in ritardo, ma non sono un irresponsabile, sono uno stregone, quindi lo sai, fratello minore, come funziona. Buonasera a Valmin98, il libro lo comprerò domani, bene, questo mi fa piacere, non vedo l'ora di leggerlo. Io sono un fan matrixiano dal 2017, vuol dire Valmin che sei molto giovane, o che sei arrivato molto in ritardo come Gandalf, lo stregone. Con Matrix ho scoperto il cinema e filosofia è tutto tondo. Bene, questo ci fa molto molto piacere, quindi stasera avrai pane per i tuoi denti. Buonasera al mitico Max Eldorado, Inno a Matrix. In effetti si poteva usare la formula Inno a Matrix, però ho fatto Inno a Venezia questa settimana, tutti i format ce la farò, sennò poi veramente l'egocentrismo straborda e diventa eccessivo. Un saluto a Lemno. Trailer di Oppenheimer, sì, ci è piaciuto molto, è un teaser molto essenziale, però a questo punto la domanda sorge spontanea: quanto bianco e nero ci sarà in quel film? Perché è abbondante già nel teaser. Buonasera a Cacamio Cazzo, avrò detto con gli accenti giusti? Chi lo sa? Spero si parli degli gnostici, credo che tu sia nel posto più adatto della Terra se vuoi parlare degli gnostici stasera. L'amico Andrea Lo Gioco che si unisce a noi in diretta, amico veneziano mio e anche dell'ospite. Lemno, It 2 in italiano per ora non è stato annunciato, è imminente l'uscita in inglese. Infatti giusto la settimana scorsa mi sono recato alla Feltrinelli di Livorno per vedere se era possibile ordinarlo, perché io l'ho ordinato su Amazon.it, però esce il 9 agosto in lingua inglese, Amazon lo dà in consegna il 24, quindi vorrei vedere di averlo un po' prima, anche perché poi c'è la partenza per Venezia e me lo voglio godere in santa pace. Sei giovane Valmin, beato a te, classe 98. Un anno di meno, hai un anno meno del mio primo fratello, non il signor Innocenti Junior, l'altro disgraziato che non si degna di finire Obi-Wan Kenobi e quindi mi impedisce di fare la live dei fratelli su Star Wars. Ma io direi, visto che abbiamo tante cose interessanti di cui parlare, di arrivare a introdurre l'ospite. E piccola premessa proprio su questo concetto, l'ospite: se avete visto il titolo della live, non c'è nessun sovratitolo, chiamiamo, è scritto solo EP 12, episodio 12, Matrix con Paolo Riberi. E oggi, quando sono andato a preparare la live, mi sono un po' messo le mani nei capelli corti che ho e quindi mi c'entrano male, perché in effetti già Leonardo Rinella, l'ho detto nelle ultime live, mi ha un po' sgridato. Episodio 12 senza nessun titolo, perché quando abbiamo aperto Inno al Cinema ormai quasi un anno fa, infatti si avvicina il primo compleanno di vita, l'idea era sì fare un canale di solo talk show. E ora mi viene un po' da sorridere visto la varietà di contenuti che sono presenti sul canale, però era dalla live con Antonio Cianci da Cattafilm su Michael Bay che non facevo un talk show con l'ospite. Devo in tutti i modi rendere più centrale il format, diciamo, principale, quello che, per cui era nato il canale, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però ripeto, sono molto molto contento che dopo un bel po' di tempo torni, e torni con un ospite che vi introduco subito. È un grandissimo piacere perché innanzitutto è un amico
speciale, ci siamo conosciuti nella sofferenza, magari facciamo anche un accenno, delle lunghe, infinite code degli accrediti verdi del Festival di Venezia. Quest'anno anche lui si è unito al club dei privilegiati, perché con un paio di anni di ritardo rispetto a me ha ottenuto finalmente l'accredito blu da giornalista, e lui sì che è un giornalista con la G maiuscola. Ne parliamo ora insieme. È un grande appassionato di cinema, è un grande esperto di filosofia, eccetera. Ora facciamo tutto il profilo, insomma, bando alle ciance. Paolo Riberi è qui stasera con noi per parlare di Matrix. Paolo, ciao, buonasera, benvenuto. Buonasera a te, grazie mille dell'ospitalità. Dopo questa premessa davvero andiamo via. In crisi prima di partire, e quindi vediamo di essere all'altezza. Bene, intanto vedo che i miei consigli cinefili vengono accolti e apprezzati. Identità di James Mangold, grande, grandissimo thriller di inizio millennio. Bello. Riformattiamo i format. Esatto, esatto. Intanto un po' di saluti. In effetti, che è successo lì, Paolo? È successo che in realtà la libreria è vuota per il solo fatto che è nuova. Di sotto la libreria piena, ma sto andando a vivere per conto mio e quindi sto facendo un po' di lavori. Di là c'è una cucina, cioè è l'unico angolo dove... Non glielo ho rubato io. Siamo a distanza di sicurezza. No, dicevo Paolo, visto che il canale, magari lo dico a te, che lo frequenti meno assiduamente dei follower, che ormai mi sentono ripetere le solite formule, si basa veramente tanto sulla colloquialità, le molte storie di cinema, perché ognuno ha la sua esperienza personale. C'è la grande storia del cinema che tutti dobbiamo più o meno conoscere, però ognuno ha la sua, un percorso personale che rende un film X più speciale per me, Y più speciale per te, Z per qualcun altro. Ed è molto molto informale la chiacchierata, molto divertita e spero anche divertente per il pubblico e anche per te che partecipi. Ma appunto, partiamo dalle origini di questa amicizia nata a Venezia, la bellezza dei festival che non solo ti fanno vedere grandi film, ma ti fanno incontrare anche fantastiche persone. Non ricordo quale fu Galeotta la fila, però eravamo sicuramente in sala d'Arsena. Bella questione, sì, la sala era la Darsena, mi ricordo bene, ma non mi ricordo cosa stessimo andando a vedere. No, però mi ricordo, noi siamo già conosciuti al mio primo anno di frequentazione, quindi il 2017, diciamo che abbiamo condiviso dei dolori di pazienza e di lunghe attese più il secondo anno, il 2018, quando saltammo un paio di film e corremmo a riparare alla fila della Sala Perla. Io ricordo benissimo quali erano i film. Saltammo la proiezione di Tramonto, sì, di Laszlo Nemes, e di Ema sì, di Pablo Larraín, che abbiamo visto successivamente. E ricordo due film che mi sono... No, Ema mi piace un po' meno. Napsalta, Sanse, Tramonto lo adoro. Ema c'ho un po' più di problemi. Ema è stato un gusto acquisito, al tempo non mi piacque per nulla. Rivedendo, non ho visto tante cose. Ma io non l'ho ancora rivisto, quindi magari, insomma. Allora, no, è appunto, è un'amicizia nata in una situazione. Due giorni fa abbiamo fatto una live sul programma della prossima Venezia, abbiamo definito il Lido un posto quasi metafisico, un non luogo, dove la vita esterna si va in sospensione e si vive come in una gita scolastica un po' folle e molto intensa. Assolutamente, no, è un posto magico dove veramente si incontrano tante persone stranissime che condividono questo amore per il cinema, queste passioni, davvero una cosa incredibile, perché argomenti di cui non si può parlare nel mondo reale al Lido sono l'ordine del giorno, ecco. Esatto. C'è un'inversione tra ciò di cui non parleresti mai e ciò invece di cui parli quotidianamente, che si trovano veramente invertiti. No, è un'esperienza fantastica che consiglio assolutamente a tutti, appassionati di cinema di vecchia data e anche nuovi, ecco. Vedevo anche dei ragazzi giovani. Assolutamente, Venezia è un non luogo per tutti, ecco, assolutamente, un posto splendido. Io ora sono emozionato a fare questo click perché non usavo questo banner preimpostato da mesi. Il format del talk show si apre sempre con questo mini questionario cinefilo, 3 domande selezionate da una lista preparata con scienza e scientemente da Marinella, non è vero, una chiacchierata stupida su WhatsApp, che cercano di dare una sorta di mini identikit della persona intervistata. La prima è, intanto recupero,
è comune a tutti gli ospiti ed è molto molto semplice. Paolo, qual è il primo film che ricordi di aver visto in sala? Ah, mi ricordo benissimo che il primo film doveva essere Star Wars Episodio 1, La minaccia fantasma, ma non lo fu, perché alla fine non riuscì a entrare e fu La mummia. La settimana dopo vidi Star Wars Episodio 1, ma comunque sono due colonne, mi piace citarli insieme perché uno è quel che doveva essere, l'altro è quel che è stato, ma diciamo appunto sono due ottimi ricordi. Quindi era maggio 99. Era maggio 99. Beh, per la verità, secondo me era... No, secondo me era ottobre 99, perché nella periferia... No, ottobre no, giugno... No, scusami, hai perfettamente ragione, aspettami. Star Wars è uscito a maggio negli Stati Uniti e in Italia a settembre, se non sbaglio. Sì, quindi, era l'autunno. Dalle mie parti arriva sempre un mese, due mesi dopo, quindi siamo veramente all'onda lunga, mentre il mondo intero già si preparava all'episodio 2, io ero lì che cercavo ancora di capirne qualcosa. Quindi è stato La mummia una volta saltato episodio 1? Eh sì. Fu La mummia con Brendan Fraser che aspetto di riabbracciare con ansia a Venezia quest'anno. Infatti c'è Brendan Fraser quest'anno, sarebbe bello poterlo incontrare, anche perché la sua storia è molto intensa da un punto di vista umano e professionale. Io anche un bel ricordo. È una figura straordinaria che mi piace citare questo, che non doveva essere il primo film, perché in qualche modo è un film che mi è piaciuto molto. Non anticipo nulla, ma una grande passione per la storia, per l'archeologia. Certo. Come dire, mi ha suggestionato moltissimo. Ecco. Quanti anni avevi? Quanti anni avevo? Ah, bella domanda. Facevo la prima media, è possibile? Sì, quindi se mi dici l'anno in cui sei nato, te lo conto. Sono dell'88 e quindi... Avevi 99. 11 anni, andavi per i 12, quindi era sì. Direi di sì che torna. Sei un maledetto giovane anche te, no vabbè dai, c'è poca di 4 anni di differenza. No, io ricordo invece benissimo La mummia, di aver visto l'anteprima di fine estate, fine agosto credo, forse inizio settembre, con mio cugino, il mio amico Marco, sempre... presenti, l'ho anche già raccontata credo da Matioschi questa cosa, ci piacque tantissimo il film, infatti i primi due film della mummia sono due cult d'adolescenza, non di infanzia per me, anche il secondo mi diverte molto, sul terzo invece stenderei un velo pietoso purtroppo. E vedo, ricordo che abbiamo d'accordo questo... anche su questo, cioè noi ormai abbiamo una sintonia a distanza, io ne vedo solo due di mummia. Ricordo la scena in cui il diciamo uno... il ladro, insomma, quello corpulento, ruba lo scarabeo, inizia a entrargli sotto la pelle, poi c'è lo stacco e lo vedi correre e finire di testata nel muro, tutti i bambini, tutti spaventatissimi, io e mio amico che ci pisciavamo sotto dalle risate, perché in effetti era grottesca come scena. No, è La mummia per le nostre generazioni. Di noi. E infatti, per le nostre generazioni, insomma, è stata una bella esperienza, anche perché quel tipo di film non si vedeva tutti gli anni. Buonasera, sì. Gasperini. Sì, no, era un film che aspettavo, devo dire, attendevo entrambi, vabbè, Star Wars perché ormai era una cosa messianica, ma anche La mummia appunto non era un film che in quel periodo andava per la maggiore delle sale, era un genere che un attimo lasciava, quindi assolutamente sì, concordo. Sì, arrivava 10 anni dopo Indiana Jones e L'ultima crociata, e ripeto, negli anni 90 non ricordo i film così epici, soprattutto anche con quel tono un po' scherzoso. Gli anni 90 erano quelli degli action muscolari, Van Damme, Seagal, quindi molto seriosi o comunque scemi in altro modo, e La mummia fu una bella boccata d'aria fresca. Ma non fermiamoci, ora devo sceglierne due nella lista delle domande e ora te ne scelgo. Ma te lo dico, sono terrorizzato, cioè sì umano. Questa mi piace perché tu sei uno che riflette molto sulle cose. Qual è il tuo film preferito di quando eri piccolo o comunque più giovane che oggi ti vergogni di aver apprezzato? Aiuto. O almeno su quale hai cambiato idea, dai. Hai prima parlato di Ema, hai cambiato idea. È una bella domanda. Quale film ho ritrattato? Ma da piccolo ero... però non l'ho ritrattato così tanto. Diciamo che quando ero piccolo, per me Waterworld era il capolavoro. Era veramente la... la è, è, è,
col senno di poi, oddio, non lo rinnego totalmente, no, però no, diciamo io che l'ho ridimensionato, l'ho ricollocato un attimo. Sì, al tempo era il film. Era l'opera, insomma, poi uno crescendo la mette al suo posto. Ecco. In effetti, guarda, è un film a cui anch'io sono affezionatissimo. Ripeto, abbiamo condiviso, anche se con 4 anni di distanza, più o meno gli stessi anni di visione. Lo vidi al cinema, io, tu eri troppo piccolo, immagino. No. Esatto, perché era il 94-95. Anch'io l'ho visto più di una volta al cinema, era comunque un film di cui parlarono tantissimo per i problemi produttivi, per l'incasso che non aveva rispettato le aspettative, che per me era un film fondamentale. Devo dire che poi non l'ho visto per tanti tanti anni, un paio, 2-3 anni fa è uscito in Blu-ray 4K, l'ho rivisto, sì, è un film stupidissimo, però c'ha quel senso dell'epica che tanti colossal di oggi non ha, e quindi sì, insomma... Sì, è vero. Però... Assolutamente sì, nel senso che è un film che veramente fa... parte nella mia esperienza di visione come cult, come oggetto di culto, poi l'ho ridimensionato addirittura rinnegandolo. Adesso sta riemergendo per questo discorso che dici tu. Alla fine, oggi c'è di nuovo un tentativo di prendere un po' troppo sul serio l'epica, ecco, e lo dico da persona che non la pensa come te su quel regista là, ecco, cioè stiamo parlando di Snyder, però diciamo che sì, quello era un film che sapeva parlare di epica in una maniera veramente... originale, accattivante e senza prendersi troppo sul serio, ecco, quindi difendiamolo un pochino, dai. Bene, e la terza domanda che ti faccio non è adatta a tutti gli ospiti, perché spesso e volentieri i miei ospiti sono persone ignoranti, YouTube, scherzo ovviamente. Qual è secondo te, o almeno per te, il migliore adattamento cinematografico di un'opera letteraria? Ah, bellissima questione, ma essere banali, io comunque andrei sul classico e ti direi Il Signore degli Anelli, però devo pensarci un momento, ecco, a caldo ti dico Jackson, perché secondo me riflette quello che dovrebbe essere un adattamento, ossia grande fedeltà filologica. Io sono un fanatico della precisione nell'adattare un testo, in qualche modo secondo me non si può snaturare un testo. Io sono uno di quei pochi che ritiene che il Dune di Jodorowsky sarebbe stata una gran cosa, va bene, siamo tutti d'accordo, però quello la stuprava l'opera selvaggiamente. Eh beh sì, assolutamente. Sì, cioè, assolutamente. Farlo finire. Quindi precisione filologica ma adattamenti intelligenti, perché a un certo punto ci sono dei cambiamenti anche importanti. Però questi cambiamenti sono nella logica del tenere intatto il tessuto narrativo dell'opera e nella logica del renderlo plausibile. Sono cambiamenti a saldo zero, molto intelligenti e molto ragionati. Ecco. Sto pensando se mi viene in mente qualcosa d'altro. Volevo tirarti fuori il coniglio dal cappello, ma dovrei pensarci un momento. Ecco, questo sì. Beh, diciamo che no, Matrix potrebbe essere un bellissimo adattamento di Alice nel Paese delle Meraviglie, scherzo ovviamente, sì. Però la matrice letteraria, cioè, guarda, tra l'altro io in questi giorni cercando di discutere con tutti gli scettici a prescindere sulla serie del Signore degli Anelli o comunque quella relativa alla seconda era, ho tirato fuori una pagina Reddit in cui sono raccolti tutte le critiche, tutte le offese a Peter Jackson e a tutto il cast, per far vedere che l'eterno ritorno nicciano è un concetto molto poco astratto e assolutamente molto reale nel mondo di tutti i giorni. Purtroppo sappiamo come sono i fandom duri e puri, e ogni tanto, appunto, molti ormai idealizzando i film di Peter Jackson si dimenticano le decine di modifiche all'opera letteraria che sono state fatte, spesso anche comunque discutibili. Faramir che diventa buono, che diventa cattivo rispetto alla bontà che dimostra nel libro, comunque scontroso, il modo in cui Gandalf manca di rispetto alla figura autoritaria di Denethor, che Tolkien non avrebbe mai concepito nel suo modo di vedere il mondo, ci sta comunque risposta al Signore degli Anelli, assolutamente. Però la quarta domanda, che è un plus, concedo a uno dei nostri spettatori di stasera, direi che ci introduce perfettamente all'argomento vero della serata. Valmin ti chiede: Paolo Riberi, quanto ami il franchise di Matrix? Ah, direi un bel po'. Bella domanda. Allora,
Io ho avuto la fortuna, l'occasione di approfondirlo molto, perché in realtà prima di questo libro avevo già scritto un altro saggio più generico che si chiamava Pillola Rossa o Loggia Nera, un mix, un accostamento volontario tra Matrix e Twin Peaks, che erano i due fili conduttori a cui agganciavo tutta una serie di altri film e Lo serie TV. citiamo il libro, si intitola Pillola Rossa o Loggia Nera del 2017, anche quello Lindau? Anche quello di Lindau, E si trova ancora a catalogo? sì. Si trova ancora a catalogo, sì, si trova perché è Quindi stato appassionati di ristampato. Matrix e di Twin Peaks trovate anche questo altro scritto di Paolo interessantissimo. Troppo buono, ma allora, io adoro Matrix, questo sì, però in tanti mi hanno chiesto, ma quindi è il tuo film preferito? Hai un cu-? No, assolutamente no. In realtà mi sono trovato a scrivere di Matrix pur non essendo, cioè è un film che ragionevolmente mi piace molto, mi piace l'intera saga. Non è il mio film preferito, ma è il film che più incontra a livello contenutistico le altre mie passioni. E quindi è il film su cui ritengo di aver qualcosa da dire. Ci sono dei film che mi piacciono ancora di più, ma su cui ritengo di non poter portare un contributo, ecco, a livello editoriale. Questo invece, come dire, è stato un incontro di intenti, tra l'altro postumo, quindi ne La parliamo. Cosentini dice che ha letto il tuo libro Ah, precedente e grazie. quindi molto interessante, dice. E però tornando a quella che è l'esperienza personale con i film, partiamo dal primo, ora non facciamo l'excursus critico di tutti e quattro i film, se no ci facciamo notte. Però qual è stato il tuo primo approccio al primo film? Ah, il mio primo Tra approccio è l'altro anche quello l'approccio del che 1999, quindi eh hanno sì, ma è anche. l'approccio che non bisognerebbe mai avere. Perché non lo vidi al cinema, lo vidi con amici la sera, nei postumi di una brutta festa, quindi proprio lo vidi malissimo e a pezzi. Però forse, adesso voglio metterci della poesia dove la poesia non c'è, è la maniera migliore per approcciarsi, nel senso che mi ha fatto nascere questa sana curiosità di che cosa parlava. Torniamo indietro, torniamo a casa, rivediamolo per bene, perché è una bomba, devo solo capire bene co come funziona la faccenda. Lo rividi a casa con calma e beh, fu amore a prima vista. Ecco, adesso, prima ho preso le distanze, però confessiamo, sicuramente mi è piaciuto moltissimo, mi ha suggestionato molto. E poi invece i successivi li ho visti al cinema, ovviamente, con Ah, quindi tutt'altro hai approccio alla saltato il visione. primo, ma dal 2003, quindi Sì. avevi 14 anni, eri già più in età da cinema, diciamo. Sì, al day one, tutti e due, mentre invece confesso che appunto quest'ultimo ho fatto una fatica folle per riuscirlo a vedere perché era nel periodo restrizioni, mille pasticci, Covid, eccetera, eccetera, comunque ce l'ho fatta. Anche perché avevo l'ansia di dover scrivere qualcosa perché il libro era già in corso di stesura, c'era il dubbio se parlare di Resurrections o meno, e quindi ero lì Non è combattuto semplicissimo, per... tra l'altro, non è Eh semplicissimo. no, secondo me è anche un po' sottovalutato. Oh, E io quindi sì, il primo approccio è stato. c'è un video di non, 2 ore, 2 ore e mezza in cui sbavo arcobaleni di gioia dopo aver visto Resurrections, però capisco che è un'opera abbastanza, magari su quella ci soffermiamo alla fine un po' di più perché è ancora quella più fresca nella mente degli spettatori e anche la più. Paradossalmente, nessuno avrebbe pensato che il quarto sarebbe stato ancora più divisivo del secondo e del terzo, che già lo erano all'epoca. In effetti, le visioni di gruppo, soprattutto in contesto festoso, sono la rovina del cinema. Sì, Anch'io mi ci sono trovato, consiglio. sai, oppure il sabato pomeriggio, quando sei libero dai compiti della scuola, andiamo a casa di X a vedere un film in 18 e ovviamente nessuno vuol Mai. vedere il film, fare solo casino e l'unico imbecille che voleva vedere il film ero io e non me lo godevo mai. Intanto mio fratello ci tiene a Resurrections perché gli rompevo le Assolutamente palle sì, io. no, era un S No, muta, ma era un perché lui S. diceva sempre Resurrection e io gli facevo Resurrections. Sono io il Però in rompicoglioni. realtà, se posso aggiungo ancora una cosa, c'è stata Certamente. un'altra visione molto importante, una visione che ho fatto molto dopo. Era un bel po' che volevo rivedermi la trilogia, al tempo era una trilogia, da cima a fondo, proprio Hai perché fatto lo la vidi maratona? attaccati al cinema.
avevo idea di fare la maratona, non ce l'ho mai fatta. È capitata una cosa pazzesca. Allora, tornavo da un esame di letteratura cristiana, e la cosa non è a caso, sui Vangeli apocrifi, che no, in teoria non c'entrano niente. In Mi teoria. sono preso una bella polmonite nel viaggio di ritorno, e Fantastico. quindi mi sono trovato, vabbè, i primi giorni stavo veramente male, poi mi sono trovato a letto, bloccato, una cosa non si poteva fare, l'altra non si poteva fare, ho detto, senti, facciamo questa benedetta maratona. E questa maratona... Complice anche lo studio universitario molto recente, ma ha aperto gli occhi su tante cose. Diciamo che è stato da lì che è germinata sono germinate tante idee che poi sono finite nel libro. Ok, ripeto, dei film di Matrix, io personalmente ho parlato sul canale di Matioski, c'è tutta la rassegna, su Resurrections, per chi volesse entrare più nello specifico c'è la mia recensione. Ok, sicuramente avrei rivisto il primo Matrix dopo quella prima infausta visione. È stato subito, senza andare troppo nello specifico, è stato prima il divertimento dell'opera fantascientifica, gli effetti speciali rivoluzionari, o ti ha subito colpito qualcosa in più? Allora, Artisticamente. devo dire che per me le due cose viaggiano abbastanza in parallelo. Io non sono un amante della forma fine a se stessa, sarà anche perché per formazione io sono un appassionato di cinema, non sono un esperto di cinema. Quindi ho bisogno di entrambe le cose, forma e contenuto. Io fatico, lo sai, anche a Venezia, io fatico un po' a apprezzare Sì, infatti ogni tanto l'esercizio io ti dico meno formale. Paolo, meno, Meno. goditi un po' di più. No, è quello, ma io ho bisogno che insieme alla forma ci siano dei temi, ci siano dei contenuti. Quindi ho apprezzato tutte e due le cose insieme, entrambe, subito. Sicuramente l'idea al tempo mi suggestionava molto un profilo molto sciocco, che è l'idea della virtualità, del software, del computer. Un profilo superficiale anch'esso a livello narrativo, perché in realtà Sì. poi Matrix è veramente il meme dell'iceberg, no? Si parte da quel che emerge e si va giù in profondità. Certo. Però ammetto che di non essermi esaltato su Baudrillard o su riferimenti stravaganti, ma semplicemente sul fatto di cavoli, siamo in un mondo virtuale, ma potrebbe essere vero, ma suggestionato molto. Ecco, erano anche anni in cui quel tema andava per la maggiore, Eh beh, quindi è andato eravamo per lì. all'inizio di internet, cioè veramente, io ho visto il film che avevo al cinema, che avevo 14 anni, quindi pur avendo iniziato a leggere molto da piccolo, non avevo ancora toccato autori che poi mi avrebbero appassionato come quelli che citi nel libro, poi Dick Asimov, men che mai William Gibson, quindi anche parlando con gli adulti, magari dicevi io non ho mai visto una storia così originale. Dicevano originale il cazzo, detto in maniera molto educata, però agli occhi di un ragazzo di 14 anni, ripeto, che si usciva dagli anni 90, che era un decennio di cinema molto commerciale e poco intellettuale, almeno dal punto di vista hollywoodiano, con pochissime eccezioni, vedere un film del genere che univa l'azione degli effetti speciali che non si erano mai visti, ma anche tutti questi concetti, sia narrativi che filosofici alti, fu un cortocircuito assoluto e mi cambiò la vita. Assolutamente. Matrix è uno di quei film che se lo vedi nel momento giusto della tua vita, nelle condizioni perfette, con la passione giusta, ti cambia il modo di vedere il cinema, Concordo, è inevitabilmente. stato proprio l'incontro con un nuovo filone di fantascienza. Per me fino a quel momento, a costo di essere banale, ma la fantascienza erano le astronavi, era lo spazio, erano tutte queste belle cose che connotano la fantascienza nel senso Esatto. più hard sci-fi possibile. E invece Matrix mi ha portato a riflettere sul fatto che la fantascienza si potrebbe fare anche in questa stanza con la libreria vuota. Ecco. Quindi mi ha fatto riflettere molto su che cos'è il futuro, che cos'è il virtuale e tante altre cose, fin da E subito. potremmo girare anche un film di fantascienza all'interno della mente di persone di dubbio gusto, tipo Fabrizio Ciavoni, che ci saluta ovviamente. È stato nostro ospite 2 serate fa. Il modo di parlare di Ciavoni ormai ci ha infettato tutti. Anche questo è il Festival di Venezia. Ma vabbè. Guarda, prima che scorra troppo in su il commento, Max Eldorado chiedeva: oh no, scusami, lui ci ha ribadito. Ma Zehor chiedeva: parlerete di Animatrix? Ce l'hai un accenno?
Ma sì, perché no? In realtà devo confessare, visto che non mi piace vendere pentole, che nel libro di Animatrix parlo solo in un passaggio, veramente in coda, in una nota. Non perché non mi piace, a me Animatrix è piaciuto molto, è molto interessante anche perché è la origin story del mondo di Matrix. Però diciamo che Animatrix si presta moltissimo a delle riflessioni fantascientifiche, ossia Animatrix secondo me prende in pieno quello che è un grande tema su cui sto scrivendo in questo momento per un altro lavoro che è ancora top secret, che tocca il discorso dell'intelligenza artificiale debole, dell'intelligenza artificiale forte, quindi Vero. dove la macchina è veramente autocosciente al punto da dire io esisto, no? Per fare un esempio molto concreto per chi l'ha vista, la serie Westworld, no? Quelle sono intelligenze artificiali. Piace Westworld? Com'è? Scusa? Ti piace Westworld? Mi piace molto, mi è piaciuta molto la prima stagione, meno le successive, ma complessivamente mi piace. Sì, Io ho sì, da sì. iniziare la quarta, sono rimasto alla terza. Anche io la quarta la devo ancora vedere. E quella è l'intelligenza artificiale forte, poi c'è quella debole che imita. Allora, come funziona? Com'è possibile? Erano queste macchine che si sono ribellate, cos'erano? Intelligenze artificiali forti, deboli? Erano come le macchine di Dune prima della grande rivolta? Erano come quelle di Terminator? E Animatrix ci rivela tanto. In realtà non risponde a quelle domande. Dà una risposta più sociologica, perché alla fine la rivolta delle macchine è più una sorta di ribellione sociale di un ceto oppresso, eccetera. Certo. Cioè, di fatto la soluzione è l'intelligenza artificiale forte, cioè le macchine fin da subito sono esseri umani maltrattati a cui probabilmente non ha scritto bene le leggi di Asimov e quindi a un certo punto si rompono le scatole. È molto carino, lo cito nel libro a proposito di una fantateoria che mi sono fatto io. Sapete che la città dei ribelli, Zion, adesso inteso come nel quarto film, in Resurrections, si chiama Aio. Io. O io che 10 dir si in codice voglia, vedi? binario. Per chi ha visto Animatrix, 01 era l'esatto opposto, era la prima città delle macchine, questa è l'ultima Esatto. città degli uomini. Secondo me, un filo conduttore, cioè io ho provato a bozzarlo nel libro, è proprio un cenno perché nessuno ne ha mai parlato, però era carina come idea. Io di Animatrix ricordo che quando sono usciti, non essendo neanche un grande appassionato di animazione orientale giapponese tendenzialmente, non li apprezzai particolarmente. Sì, vidi l'ultimo volo dell'Osiris al cinema, e anche quello fu una bella esperienza perché non ero solito vedere cortometraggi animati prima di un film. Lo proiettarono prima dell'Acchiappasogni, che tra l'altro, dov'è? Ah, eccolo qua. Uno dei film più folli che io abbia mai visto, adattamento di Stephen King di Lawrence Kasdan. Poi c'erano ovviamente i due capitoli sulle origini del mondo di Matrix scritti dalle Wachowski, gli altri erano un po' dispersivi. C'era Sì. l'origine di Kid e poi delle storie che sì, erano ambientate nel mondo di Matrix, ma erano veramente distanti dal canone della saga. Li ho rivisti l'anno scorso, proprio prima di andare a vedere Resurrections, mi sono fatto tutto il ripassone e ci ho messo anche quelli, e devo dire che forse con l'occhio adulto hanno un fascino più specifico rispetto all'occhio dell'adolescente appassionato del primo film. Eh sì, poi devo dire che appunto nell'ultimo volo dell'Osiris che hai citato ho ritrovato parecchie conferme legate al discorso proprio della stesura di questo libro, no? C'è tutto un tipo di simbologia che trovo, per esempio, nella Nabucodonosor, la ritrovo anche nell'Osiris. E dico, caspita, ma allora, cioè, l'hai fatto apposta per davvero? Quindi ho trovato ulteriori conferme in Animatrix, assolutamente. Fantastico. Si vede come veramente, pur essendo una cosetta, nel senso che dal punto di vista della durata e anche della produzione è un oggetto filmico molto semplice, ma in realtà è denso di contenuti, sicuramente è una piccola perla che merita di essere rivista. Guarda, io avevo preparato due banner separati, ma in realtà, come abbiamo detto prima, per andare un po' così en passant sull'argomento, nel 2003, tra l'altro, progetto cinematografico molto ambizioso perché due capitoli, il secondo e il terzo di una trilogia che escono a 6 mesi di distanza, in maniera così anche strettamente rapportata. Insomma, sono due. Tu dici una cosa molto interessante nel libro, parliamo ovviamente di Reloaded e Revolutions, ovvero che probabilmente
la percezione del pubblico nei confronti di quei due film è tendenzialmente sbagliata, perché è palese ed è chiarissimo quando uno li vede e li rivede nel corso degli anni che le Wachowski li hanno pensati come un grande film di quasi, quanto cavolo dura, 4 ore e 45, diviso in due fondamentalmente, con un To Be Continued alla Ritorno al Futuro 2 e 3, e è un po' anni dopo, secondo me, questo difetto che qui si percepisce, ma forse anche in maniera positiva col senno di poi, sarà quello che io percepisco in maniera molto forte, mi rovina il finale di Harry Potter. Io credo che, oltre ad aver lanciato quella moda infame per qualche anno di dividere in due film i finali di qualsiasi saga, anche quella di Pierino va a scuola, che veramente ha rovinato saghe e saghe, Harry Potter e i doni della morte, che comunque per il libro che è un gran bel libro, diviso in due parti, avevi la prima che era una grandissima rottura di coglioni e la seconda che era un film action velocissimo dove non c'era il pathos della costruzione drammatica. Ed è quello che credo all'epoca, da ragazzetto che non guardava al sottostrato di significato della narrazione, io li apprezzavo già all'epoca, il terzo forse un po' meno, però io credo che un minimo di senso di alienazione anche in confronto al primo film derivi da quello, perché il secondo veramente l'ho rivisto appunto a dicembre prima di Resurrections, è una corsa senza respiro di 2 ore e mezzo, cioè veramente non respiri mai a guardare Reloaded. Il terzo invece ha un ritmo molto più cadenzato, al di là della battaglia di Zion, è un film molto riflessivo, molto di dialoghi, quasi anche degli spiegoni a un certo punto, soprattutto all'inizio, che quasi snocciola in maniera quasi come lista della spesa tutti i concetti. E secondo me lo esprimi molto bene nel libro, proprio perché sono film con cui anch'io ho dovuto fare pace nel corso del tempo. Qual è stato il tuo rapporto con i due sequel? Ma sicuramente ammetto che probabilmente non era ancora l'epoca di internet, o comunque dell'internet così come lo conosciamo oggi, quindi non sono arrivato così preparato all'idea che fossero due parti di un unico film. È una cosa che ho maturato successivamente, anch'io l'ho vissuta come te. Il secondo mi piacque moltissimo da subito, il terzo mi piacque ma non tanto come i predecessori, perché lo vidi un po' come un enorme finale senza la testa. Rivedendoli accostati, tutto è cambiato. Io spezzo una lancia in favore del dividere i due film. La moda è infame, hai totalmente ragione, ma infame a dir poco. Però, come sempre, io sono monotematico, a me interessa la narrazione. Se tu hai una buona idea e la dividi in due parti, la cosa funziona. Il punto è l'idea narrativa di fondo. Assolutamente. Devi dire, ho una buona opera, allungo il brodo in modo da farla stare. Certo. E in quel caso, secondo me, l'ho maturato successivamente a furia di revisioni, per quei due ho iniziato a vederli paralleli. Quello che mi mancava come maratona erano tutti e tre, ma i due li avevo già rivisti più volte. E mi sono reso conto che in realtà è un film perfetto, che funziona benissimo dal punto di vista della struttura narrativa, dal punto di vista della costruzione dei momenti, delle pause, dei personaggi. Però chiaramente va concepito veramente quello stacco di un intervallo. Ma questo le Wachowski l'hanno fatto intenzionalmente, hanno girato back to back. Io infatti non stavo paragonando Reloaded e Revolutions a, che ne so, Hunger Games parte 1 e parte 2, come cacchio si chiamava il canto de sta ceppa, o il finale di Twilight, cioè quella è roba meramente commerciale, già non era di qualità anche se facevano il film unico. Qui almeno, come dicevi, c'era sostanza, e non è sostanza diluita, anzi è sostanza che respira nelle sue parti fondamentali, seppur divisa, e funziona benissimo. Infatti probabilmente la trilogia tutta insieme no, ma un'esperienza da provare, lo diciamo anche al pubblico, vedere il secondo e il terzo attaccati, una bella serata lunga da 4 ore e mezza, sì, secondo me è l'unica maniera per capire quello che secondo me è il secondo film della trilogia di Matrix, provocatoriamente. Io nel libro insisto tanto su questo concetto, addirittura analizzo la saga con The Matrix, i due e poi Resurrection. Quindi la vera trilogia è questa, è una vera trilogia alla fine, con il terzo capitolo che è Resurrections.
E a tal proposito, io credo che con il secondo e il terzo film, avendo carta bianca, le Wachowski, le chiamiamo così perché una volta mi hanno sgridato che ho detto i, e invece no, appartengono al sesso che hanno in questo momento, massimo rispetto, e tra l'altro sono due registe che io adoro alla follia. Credo che siano tra le poche che negli ultimi 20 anni hanno fatto vera provocazione a Hollywood all'interno dello Star System, perché questi due film sono un progetto veramente fuori scala. Non, ora non ce ne rendiamo conto, ma all'epoca misero in campo delle tecnologie che sono state messe un po' in ombra dai grandi successi di Jackson, della Weta sul Signore degli Anelli, ma che comunque furono rivoluzionari. Poi sono passati a Speed Racer, negli anni in cui tutti si crogiolavano nel dark super serioso del, Nolan, del Batman di Nolan, questi facevano una commedia dai toni cartuneschi. Poi c'è Cloud Atlas, che per me è uno dei film più belli del XXI secolo. Io credo sì. Io andai a vedere Cloud Atlas al cinema e dopo 40 minuti dissi: quanto è passato? Due ore o 40 minuti? Chiesi al mio amico: quanto è passato? Mezz'ora. Che cazzo mi aspetta? Sembrava di aver già visto un mondo. E io tutte le volte faccio la domanda: mi dici un film che assomiglia a Cloud Atlas nella struttura, nel modo? Non esiste, o almeno nel contesto major hollywoodiano. Jupiter è già un pochino più difettoso, ma io prendo a distanza, perché effettivamente sai la domanda che mi hai fatto prima, quella sul miglior adattamento. E Cloud Atlas è un adattamento che batte l'originale. Molto interessante, sì. Ho letto il romanzo più volte, lo conoscevo da prima. Anche io l'avevo letto prima. Eh sì, e ritengo che l'adattamento cinematografico sia, io non voglio dire una bestemmia, ma sia superiore. E non lo dico quasi mai, cioè una cosa che è un film che non si merita il flop che è stato, e soprattutto spero, soprattutto i più giovani che non l'hanno visto, che lo possano riscoprire, perché tanto i bei film non spariscono, restano lì, soprattutto grazie allo streaming, ai Blu-ray, ai DVD, sono sempre lì a portata di un click, e Cloud Atlas è veramente un gioiello. E dicevo, hanno sempre provocato, però mettendo da parte Lily che non ha partecipato, io ho visto il primo trailer di The Matrix Resurrections a Venezia l'anno scorso, ero appena uscito, se ne parlò se non sbaglio, se ne uscì da Sala d'Arsena, vidi che c'era il trailer, mi fermai sotto le logge dove c'è la gelateria, dove ci cerchiamo di rifocillare nelle pause veloci tra un film e l'altro, e dissi: porca troia, cioè già un paio di giorni prima era uscita la clip in cui si vedeva una scena del primo Matrix proiettata su uno schermo a brandelli, e gli ho fatto: aspetta, che stanno facendo questi? Il déjà vu, c'era il gatto, si parlava in modo palese del déjà vu, ma non è che questa ha fatto un film completamente teorico su Matrix? Perché io impazzisco. Poi io credo che il primo trailer di Resurrections, quello con White Rabbit, sia uno dei più belli degli ultimi anni. È un trailer... Sì, tornando a casa in treno, ero da solo, isolato, perché c'era il Covid, le mascherine, l'avrò visto 150 volte, perché è montato e musicato in una maniera perfetta. Tra l'altro non me lo sarei aspettato, ma quella versione di White Rabbit è anche nel film, in una scena, tra l'altro, in un montaggio di quotidianità di Thomas Anderson, che è bellissimo. Non mi sarei mai aspettato che quella pazza di Lana Wachowski sarebbe arrivata a tanto. È un'opera di rottura, è un'opera puramente provocatoria, però al contrario di quello che dicono molti, io ritengo che in maniera molto intelligente e adattata al momento storico sia anche quello che molti dicono che non sia, ovvero un vero e proprio sequel effettivo della trilogia. Tu hai detto che hai avuto un po' di fatica a vederlo, ma ci sei riuscito. Io sono uscito al cinema estasiato, anche dalla scena post-credits su Catrix, come cavolo si chiamava, perché anche quell'ultima battuta è il famoso carico da 11 finale sul concetto del film. Come hai vissuto? Un'esperienza bizzarra comunque in sala, come Resurrections. Sì, decisamente bizzarra. Io devo dire che appunto, rispetto agli altri, sia per motivi d'età, sia anche in questo caso per motivi editoriali, perché il libro era già in lavorazione mentre è uscito il film, sono arrivato molto molto preparato, cioè mi sono dovuto spoilerare tante cose perché avevo veramente anche l'esigenza dal punto di vista editoriale di capire bene di cosa parlasse subito, immediatamente, perché
questo libro era da consegnare 3 mesi dopo, era già quasi finito, ma bisognava capire quanto Resurrections metterci. Devo dire che il primo impatto mi lasciò in sospeso, nel senso che mi è piaciuto moltissimo, ma estasiato, ma al tempo stesso mi ha lasciato un attimo lì, nel senso, caspita, ci sono tantissimi temi e sicuramente, come hai detto tu, un film molto più teorico, molto più denso di concetti, un film che soprattutto per, adesso giustamente dicevi appunto, abbiamo anche un pubblico giovane, è un film che va visto un attimo con calma, senza sparare giudizi, lo si guarda e ci si pensa un attimo, ecco, cioè va un attimo degustato. Io ammetto che sono uscito fuori dai, tutti gli amici ovviamente mi hanno chiesto, ma cosa ne pensi? Alt, fatemi pensare 2 giorni e poi ve lo dico. È un film che ha un sacco di riferimenti, un film molto intelligente che dietro cui poi si può amare, non amare, odiare, va bene tutto. È un film dove le mezze misure non esistono, o lo si ama o si odia. Non puoi dire sì, carino, non puoi dire. Secondo me un punto è fondamentale, è un film dietro cui c'è un enorme discorso, un enorme approfondimento teorico, storico, filosofico, sia sull'antico che sul contemporaneo che sul futuro. Fatico un po' a capire chi lo giudica in maniera tranchant senza entrare in questa riflessione. È come prendere un libro da 1000 pagine e leggerne 2 e dire sì, io so di cosa parla, leggiamole, poi sicuramente non ci piacciono, ma è un viaggio che merita la pena, ecco, perché... No, sai cosa c'è? È che comunque i 2 sequel, pur essendo anche di rottura da un certo punto di vista col primo film, avevano un comparto action ultra spettacolare. Qui proprio anche io dico, ma penso che sia palese, per gli scopi teorici che il testo Resurrections ha, anche l'action è molto trattenuto. Cioè non ci sono i grandi combattimenti con le coreografie di Yen Wuping, il grande maestro di Hong Kong, che ti hanno rivoluzionato le arti marziali al cinema, perché quel film l'ha già fatto Lana Wachowski, l'ha già fatto più di 20 anni fa. E lei in questo film fa una cosa sola, lei legittima l'importanza della sua opera contro il cinema contemporaneo, e quindi essendo Resurrections comunque appartenente a questo cinema, seppur rigettandolo, non può fare quel discorso di rottura allo stesso tempo cercare di riprodurre l'action rivoluzionario di Matrix, ed è assolutamente coerente anche da quel punto di vista. Ma certo, ma questo del resto, se uno guarda, a me piace pensare al cinema come letteratura, io sono fissato su questa cosa, ma se uno guarda la storia della letteratura, è una cosa che ha attraversato la letteratura da sempre. Cioè, ci sono stati i grandi poemi epici e poi c'erano quegli altri che riflettevano sull'epica con un po' di distacco, con un po' di atteggiamento teorico, in maniera disincantata e senza più metterci le scene epiche, le scene epocali, i grandi duelli... Ma qui stiamo andando anche solo all'Orlando Furioso, ecco, cioè voglio dire, l'idea del riflettere sul poema epico, adesso io non voglio annoiarvi con questo, però l'idea del riflettere sul oggetto narrativo, guardandolo dall'esterno, guardandolo con distacco, impone per forza un registro diverso. Ecco, questa è una critica che chi ha fatto francamente fatico a comprendere. L'intento non era quello di portarci all'interno della battaglia, era vedere la battaglia da fuori, laddove il da fuori non vuol dire da distante, vuol dire da dietro lo schermo, e vedere quello schermo collocato in un contesto. Si usa molto il prefisso meta, che poi è un prefisso usato malissimo, perché meta non vuol dire quello, però sì, meta cinematografico, ecco. Intanto a quanto pare abbiamo un futuro nel porno, va Paolo, quindi nel porno concettuale, nel porno della mente. Concettuale, ripariamo concettuale. Lapo dice, lo slogan di Resurrection poteva essere morte a Matrix, lunga vita al nuovo cinema. In realtà probabilmente è lunga vita a Matrix, morte al nuovo cinema, visto che io lo considero una pietra tombale sul concetto contemporaneo di cinema commerciale. Ricordiamo, guarda, oggi ho fatto le solite domande stupide su Instagram e qualcuno mi ha chiesto perché prima c'erano un sacco di film con storie originali tipo Fuga da New York e ora ci sono solo franchise. La realtà, ragazzi, è che è tutta una questione di percezione. Ci sono le storie originali, ce ne sono tantissime, ce ne sono di bellissime, vanno sapute cercare, perché se uno si ferma alla vetrina dell'internet e del cinema, vede solo la Marvel, vede il nuovo Indiana Jones, vede quello, vede l'altro, ma c'è tutto un cinema diverso
che potete scoprire non solo ai festival, perché andare ai festival è un impegno, ma che ne so, sulle piattaforme tipo Mubi o comunque visitando certe riviste o altre pubblicazioni. Non bisogna fare gli intellettuali per forza, ma un altro cinema esiste, che sia il Nope di Jordan Peele, che non vedo l'ora di vedere, che sia, che ne so, appunto il cinema da festival. Ci abbiamo sta fortuna, in modo legale o altro, diciamo, di avere tutto il cinema mondiale a portata di un click. Sfruttiamolo, informiamoci, cerchiamolo il cinema, perché esiste. Quindi, insomma, questo ci tenevo a dirlo, vabbè, piccola digressione, perché oggi mi aveva un po' colpito questa. È una critica al cinema mainstream, però qualcuno ha detto che questo film è solo teoria, ma non è un film di Matrix. Io invece credo che riprenda in mano, e ora ci arriviamo tramite il tuo libro, il cammino dell'eroe e la trama dei protagonisti, e la porti verso un finale che amplifica tutto il significato della saga fin dall'inizio in maniera importante, soprattutto attualizzata a quella che è lo stato attuale del mondo, quantomeno occidentale, ma io dico universale. Guarda, prima l'hai visto Maverick? Sì, e mi è piaciuto molto, dai, mi è piaciuto veramente molto, anche perché è stata una sorpresa. Parlavamo prima di esperienza filmica. Io ci sono due film che di recente ho snobbato, perché sono un imbecille, lo dico seriamente. Uno è Maverick e l'altro è X. Due film che... Poi, appunto, magari tu ne hai avuto una percezione diversa, ma io li avevo snobbati in pieno, avevo deciso di non vederli, perché li avevo già pregiudicati. E poi, invece, incuriosito dalle reazioni di altre persone, eccetera, mi sono rimesso un attimo in gioco, le ho viste con aspettative zero e sono state due piacevoli sorprese. Maverick qua su, X ovviamente molto di meno. Guarda, però... io sono un po' meno entusiasta di X... Tra l'altro ci vediamo il prequel Pearl a Venezia. Sì. Diciamo che ho visto un po' troppo entusiasmo e, conoscendo modestamente ovviamente l'horror anche dell'epoca da cui il film è ambientato in maniera abbastanza specifica, perché è una mia passione personale, ho visto un entusiasmo un po' eccessivo. Sembra sia sceso Tobe Hooper in cielo a fare un altro Non aprite quella porta. Un po' meno gente, un po' meno. È un film godibilissimo, girato sicuramente con una mano professionale, però ecco, mentre Top Gun, io volevo, ci stavo pensando prima, senti, ogni tanto pubblico ci sentiamo a distanza, io credo che Top Gun Maverick e Resurrections abbiano anche una cosa molto interessante in comune, ovvero il microfilm iniziale concettuale. Perché parto da Maverick, piccoli spoiler su Maverick: se uno va a vedere Maverick al cinema, i primi due minuti sono il remake dell'inizio del primo Top Gun, dalla didascalia al titolo, alla scena della porta aerei, la canzone Danger Zone di Kenny Loggins, poi c'è il ritorno dell'eroe, sempre per tornare ai soliti concetti, in scena, invecchiato ma sempre fantastico, la moto, tutti che... E poi c'è il confronto dopo la missione a 10G con Ed Harris. È una scena molto metatestuale dove si riafferma l'importanza della persona sulla tecnologia, del divo sul franchise e quello che ti pare. Allo stesso modo, Resurrections, nella sequenza iniziale, il remake dell'inizio di Matrix, che però finisce in maniera completamente diversa, con quei cartelloni al neon, sabor de merda, for those... Sì. Who like to eat shit, bla bla bla, ti fa già il manifesto del film, entrambi. Ora, ho preso questo commento di Federico, ma era una cosa a cui avevo pensato prima. Rispondo velocemente a dov'è? A Carne Senziente. La bibliografia, Carne, è in fondo al libro. Ci sono ben 6 pagine di bibliografia di riferimento, un motivo in più per comprare il libro. Perché se mi metto a leggere... Diventa veramente difficile indicare una bibliografia di riferimento, perché appunto sono tutti quelli che... Cioè... A me non piace citare ciò che non leggo, sono quelli che trovate lì, poi ovviamente, come dire, ci sono tante cose, ma lo vedete nel libro, nel senso che dove vedete, io cerco di citare in maniera molto puntuale gli autori, quindi quando vedete un autore citato 10 volte, senti, diciamole uno, Campbell, Il viaggio dell'eroe, lo cito parecchio, certo, un grande peso, quella è una delle fonti. Lo trovate bene all'interno del testo. Non voglio evadere alla domanda, ma veramente, se no ti saboto la trasmissione, finiamo alle 3 di notte e ci sparano. Però ecco,
la bibliografia sicuramente è un percorso interessante. Paolo, rimaniamo all'atere però comunque in argomento. Io invece credo che Maverick non Sì. sia percepito perché ha comunque una costruzione più da blockbuster classico, ok? Però io credo che ribalti molto il personaggio di Maverick, da bullo fighissimo, perfetto, a persona che ha da risolvere dei traumi personali. Infatti, dove il primo film era un'avventura anche un po' reazionaria, reganiana, lo sappiamo, su quanto è bello fare la guerra con l'aereo e trombare la Fia Bionda, tra parentesi, toscanismo proprio base, questo è un film sull'accettazione di un lutto, di un dolore, di un blocco anche interiore dell'eroe, assolutamente inedito. Non è un caso che l'abbia scritto o comunque coscritto Christopher McQuarrie, che è un premio Oscar, autore dei soliti sospetti e uno con due palle così, cioè uno che gli scrive i film. Non c'è solo Eren Kruger che mi sta simpatico, ma tendenzialmente ha scritto solo puttanate simpatiche. McQuarrie è un autore e si vede che con Cruise, con cui lavora ormai da anni su Mission Impossible e avevano fatto insieme anche Operazione Valchiria, quello sull'attentato a Hitler, cioè hanno lavorato sul ribaltamento del personaggio di Maverick. Nel primo Maverick è un dio, qui è veramente una persona che porta la missione a compimento, ma così facendo affronta dei grossi problemi interiori che nel primo film non aveva mai, neanche dopo la morte di Goose, fondamentalmente. Quindi vedete, non serve per forza andare sulle infrastrutture, anche i film più semplici hanno delle piccole chiavi di lettura che fanno la differenza, senza voler insegnare ovviamente a nessuno. Detto questo, abbiamo parlato dei quattro film, tu sei qui stasera per parlare di questa roba qua, e ora ti crogioli un po' nell'apprezzamento dell'ospite, perché per ora ne abbiamo parlato. Questo è il libro, ve lo faccio vedere ben bene. Ovviamente nel titolo della live non c'ho scritto il sottotitolo, se no veniva un'intera pagina di internet. Però il risveglio di Neo, mitologia, gnosi, massoneria e metaverso da The Matrix a Resurrections. E l'ha scritto questo Paolo Riberi, ora mi assecondi un attimo, che si è laureato in filologia e letterature dell'antichità e in economia presso l'Università degli Studi di Torino, e già qui Megoglioni. Studioso di storia antica e della letteratura cristiana delle origini, è membro della Società Italiana di Storia delle Religioni ed è autore di vari saggi dedicati al mondo dei Vangeli apocrifi e al pensiero degli gnostici, tra cui l'Apocalisse di Adamo, Maria Maddalena e le altre. Pillola rossa o loggia nera che abbiamo già citato, l'Apocalisse gnostica della luce, Abraxas, la magia del tamburo a quattro mani con Igor Caputo e il serpente e la croce. È altresì autore, insieme a Giancarlo Genta, di Oltre l'Orizzonte, uno studio sul retaggio storico-filosofico della tecnologia occidentale. Ora, di fronte a me che sono un maledetto ateo, così un minimo di rottura la dobbiamo trovare io e te. Giusto. La domanda totalmente disinteressata, ma per contestualizzare anche la tua opera, è: da dove deriva la tua passione per questi argomenti? Ah, e deriva anche lì da un discorso di prima visione, di momento, perché poi alla fine tutto nasce in un momento particolare. Io mi sono diplomato al liceo l'anno, non era l'anno. L'anno del Codice da Vinci era già passato da un po', ma l'anno del Ok. Vangelo di Giuda, l'anno in cui tutto il mondo è di nuovo tornato sui Vangeli apocrifi, su tutte queste cose qua, perché era stata tradotta per la prima volta quest'opera, che in realtà era conservata in un frigo in pessime condizioni, lasciamo perdere, ma fatto sta che ne parlavano tutti, addirittura il Venerdì Santo, il Papa nell'omelia, non il Papa, ma il predicatore Vaticano incaricato nell'omelia, su mandato del Papa, comunque. Se ne uscì fuori col fatto che questa era opera del demonio. Adesso ho detto cavoli, ma c'è il mondo intero che parla di questo. E boh, non so, ero molto Quindi erano suggestionato. Mi rivenuti fuori, diciamo, sull'onda di Dan Brown, questa roba qua. sull'onda di Dan Brown, io non ho Ok. problemi a dirlo. Certo, Dan Brown scrive un sacco di cose non sempre corrette, ma la suggestione mi è nata da lì. Poi l'ho messa nel cassetto la suggestione, perché la suggestione a un certo punto, se uno non ha gli strumenti, se la dimentica. Chiaro. Arrivato all'università, il primo anno mi trovo un corso su il Vangelo di Giuda. Ho detto, cavoli, ma Segno del cioè, destino. eh sì, destino davvero. E quindi mi sono occupato poi da lì di storia delle religioni, nel senso più ampio. Quindi
tutte le religioni antiche viste in realtà sono un maledetto ateo anch'io, nel senso viste con il Allora. distacco, cioè non sono, l'approccio non è quello ovviamente dei contenuti, cioè anzi guardo queste cose con l'approccio scientifico di cercare di ricostruirci qualcosa dal punto Tu di vista sei scientifico. ateo, quindi? È una bella domanda, del tutto ateo no, diciamo che accostarmi al mondo di questi testi mi ha portato a mettere in discussione molto la mia spiritualità, perché è ovvio che nel momento in cui scopri Inevitabile. errori nel testo, nel manoscritto del Vangelo, dici, cavolo, ma cioè, come fa? No, non, ateo no, qualcosa di spirituale in qualche modo lo vedo, ecco, nella nostra vita, Ma però è non una sei un spiritualità religioso tout molto... court, insomma. Sì, esatto, esattamente. E niente, poi da lì è nato un filone. Dopo lettere, prima d'economia, la tesi di laurea è diventata un libro, all'Indau è piaciuto tanto e ho iniziato a scrivere di queste cose qua. È un hobby, una cosa piacevole che sto Il coltivando. resto è storia, no? Mio fratello, che mi ha fatto la stessa domanda qualche giorno fa, non so, probabilmente li ha rivisti su Netflix, mi chiede: che ne pensi del Codice da Vinci? Piccola divagazione in argomento. Specifichiamo bene, romanzo o film? Sì. Perché sul film io sparerei con lanciafiamme, perché veramente a me il film non è piaciuto e non lo ritengo un buon adattamento. Ecco, Perché parlavamo prima di adattamento. è molto fedele e quindi molto rigido e poco interessante. Eh sì, ma poi secondo me tradisce un po' il concetto di fondo, nel senso che certe, il libro è un libro denso di spiegoni, come si usa dire. Questi spiegoni dovevano essere resi in qualche modo, che non può essere la mera trasposizione dello spiegone sullo schermo, ecco, invece si è Certo. fatto un po' quello. Secondo me, ribadisco, da appassionato della trasposizione fedelissima, io sono un integralista dal punto di vista della traduzione dei libri in film, però quello forse era il caso di osare un po' di più, ecco, un flashback, qualcosa, cioè cercare di utilizzare il linguaggio visivo che Dan Brown, nel momento in cui scrive il romanzo, non ha, con tutte le potenzialità che lo schermo offre. Ecco, secondo me si è fatto proprio il discorso di prendere il libro e usarlo come copione, quello secondo me è stato un po' peccato. Dal punto di vista invece del romanzo, io È il ritengo che il romanzo. romanzo abbia, allora, partiamo dalla superficie, un'ottima Vai. trama, narrativamente bellissima, Sì, un thriller, l'intreccio è ganzo. l'intreccio è ganzo. Alcuni grossolani errori storici, ma non laddove il prete del paese ve li va a raccontare. Spesso sono proprio svarioni, cioè voglio dire, la lingua in cui sono scritti i Vangeli è scritta in maniera è sbagliata, parla di leggerli su dei rotoli, no, sono dei codici. Cioè, ci sono degli svarioni che a un certo punto si possono anche perdonare, perché voglio dire, cerchiamo anche di decontestualizzare un po' il discorso. Dal punto di vista storico, ha una teoria del complotto di fondo che ovviamente andrebbe un attimo ricollegata e ricontestualizzata. Ecco, cioè, appartiene a quel filone che Umberto Eco ha criticato tanto col Pendolo di Foucault, un romanzo bellissimo, molto più bello del Nome della Qual Rosa, era, per la scusami, verità. qual era? Ah, Il Pendolo di Foucault di vabbè. Umberto Eco, Non avevo romanzo proprio sentito. bellissimo che approfondisce molto questo discorso del tema del complotto. Però al tempo stesso ha un grande merito, punta la luce punta il riflettore su alcuni temi che effettivamente sono spinosi, c'è poco da fare. Cioè, secondo me li interpreta malissimo, ma l'oggetto che lui fotografa è problematico. Cioè, secondo me, provocatoriamente, tra la Chiesa e lui ha più ragione lui, pur avendo torto, ecco. Cioè, Però. se vogliamo. No, guarda, voglio anche dare un po' di soddisfazione al mio pubblico perché ogni tanto mi accusano di essere troppo cattivo. Una cosa bellissima va citata del film Il Codice da Vinci, la colonna sonora di Hans Zimmer quando era ancora meno pomposo, soprattutto l'ultima traccia, quella del finale, Chevalier du Sang Real, è uno dei suoi capolavori assoluti proprio. Sì, quello, ecco, me lo È stavo una roba. dimenticando, è clamoroso, è un capolavoro sensazionale, Cioè, quella veramente traccia è magistrale. veramente sublime, Eh sublime. sì. Chevalier du Sang Real è proprio una roba incredibile. Buonasera a Evan che ci raggiunge, Evan 8. Sense8, tra l'altro, non l'abbiamo citata, ma è un'opera fallace ma molto, molto interessante
delle Wachowski. Dicevo, parlando del libro, e ovviamente senza rivelare troppo, perché va comprato questo libro, non perché mi dà la percentuale Paolo, ma perché io me lo sono letto ed è una lettura veramente affascinante, parte da una idea anche un po' inaspettata magari per il lettore. Innanzitutto va sottolineato, nonostante ci siano degli argomenti impegnativi, mi passerai il termine, la lettura è scorrevolissima, si legge veramente con piacere, soprattutto se si è appassionati di Matrix, ma in realtà di narrazione in generale. Parte da un concetto di rottura anche per quella che è la percezione di Matrix, ovvero uno pensa a Matrix, pensa fantascienza, futuro, macchine. In realtà il lavoro di Paolo fa l'esatto opposto, va verso il passato per cercare le fondamenta della mitologia di Neo e di Matrix. E come lo fa? Il libro di Paolo è diviso in 6 capitoli, ognuno con il suo argomento, c'è una piccola introduzione che ovviamente contestualizza, e velocemente, senza ovviamente, ripeto, dire troppo, se vuoi fare una piccola analisi delle cose che vengono, per esempio, il secondo capitolo, che in realtà è il primo concettualmente, si intitola La trama, Neo e il viaggio dell'eroe tra mitologia e archetipi. Io non faccio niente, però c'è anche un bellissimo, bellissimo schema che riassume con freccette e percorso quello che è il viaggio dell'eroe. Ora, è un concetto alto, fondamentalmente, di quelli che si studia quando si studia la letteratura in maniera più o meno specifica, però uno ha comunque nella vita, se segue le storie su grande schermo, su piccolo schermo, sui fumetti, sentito il concetto, il viaggio dell'eroe, che si propone proprio come uno schema predefinito all'interno del quale, appunto, questo percorso del personaggio principale assume un certo significato. Ecco, il cammino dell'eroe di Neo, in che modo scende all'interno, diciamo, si colloca all'interno di questa struttura narrativa? Ecco, quello che mi ha colpito tantissimo è che questa struttura narrativa, quel grafico che hai fatto vedere, in realtà è un grafico che viene costruito da uno storico della mitologia, quindi non un cinefilo, non una persona che appartiene al mondo del cinema, ma uno studioso che compara i vari miti dell'antichità, e Joseph Campbell. Campbell, che è stato poi di ispirazione per George Lucas, per tante persone che si sono occupate di cinema, ma lui di per sé col cinema c'entra poco. Lui compara tanti miti dell'antichità e conia un concetto, il monomito, il mito unico, cioè provocatoriamente arriva a dire tutti i miti, bene o male, sono gli stessi, parlano della stessa cosa, cioè hanno dei fili comuni. Allora, quello che mi ha colpito è che Matrix fa un'operazione di questo tipo, ossia lo schema del monomito di per sé è un collage. Voglio dire, quel ciclo perfetto non è che ricorre in tutti i racconti. Voglio dire, Gilgamesh fa più la partenza, Ulisse, lo sappiamo, fa più l'arrivo, ci sono altre figure che fanno solo una tappa. Cioè, è un mega quadro dentro cui si collocano delle situazioni. Matrix utilizza lo schema teorico di Joseph Campbell come, perdonatemi, adesso la banalizzo, ma come sceneggiatura. Quindi utilizza lo schema teorico di Campbell come la ricetta del mito perfetto. Quindi se Campbell è arrivato a distillare un modello, le Wachowski, anziché guardare alla fantascienza, alle astronavi, voi vi aspettereste che appunto guardino a Asimov, a Orwell, e lo fanno. A Herbert, come? Però prima di tutto che cosa fanno? Prendono lo schema della storia più vecchia del mondo, la prendono nella sua forma più pura e la distillano. Quindi addirittura io vado a analizzare la trilogia, nel concetto che ci siamo detti prima, quindi 1, 2, 3 blocchi, okay. 4, e di ciascuno vado a percorrere un attimo la sceneggiatura e anche un escamotage per farlo ripassare a chi magari non l'ha visto o l'ha visto e non se lo ricorda, scandendo ogni sequenza narrativa secondo questo ciclo. È pazzesco, funziona tutto. Cioè, ma mi ha sconvolto per come non si tratti di un caso. È ovvio che certe formule le usano tutti, ma qua c'è un utilizzo intenzionale, ossia ogni capitolo, e questo è carino anche per chi magari si, non so, deve avere a che fare con l'analisi cinematografica, con l'analisi di qualcosa.
se lo scomponiamo, troviamo un modello perfetto. Ecco, cioè, riusciamo a trovare i mattoncini Lego di cui è fatta la saga di Neo. Cioè, butto lì, poi veramente non voglio entrare troppo nel merito, ma tutto inizia con una chiamata. L'eroe riceve una chiamata. Pensate al primo Matrix, Wake up Neo, cioè proprio fisicamente l'oggetto chiamata, mai è stato così chiaro in altre opere. Di norma nello schema di Campbell, cosa che non accade in tutti i miti, però talvolta l'eroe rifiuta la chiamata. In The Matrix, Neo a un certo punto dice no, la scena famosa del salto, dell'attraversamento sul cornicione, a un certo punto dice no, Morpheus, io non ce la faccio, e si consegna. E poi niente, poi subentra l'aiutante magico, l'attraversamento della porta. Ci sono tanti schemi narrativi che vengono rispettati al puntino e davvero alla lettera. Cioè, quando si tratta di entrare in un nuovo mondo e di attraversare una soglia, molto spesso è un'esemplificazione. Certo. Ecco, no, qua Neo entra in un nuovo mondo per davvero, attraversa per davvero la soglia che lo specchio. E la cosa va avanti così. Quindi, oltretutto, non per banalizzare, ma una volta è un caso, due è una coincidenza, no? Si dice tre inizia a diventare. Tutta la struttura narrativa della saga di Matrix segue lo schema del mito, mito inteso proprio come il mito antico, quello che abbiamo studiato a scuola quando facevamo epica, come manuale di istruzioni. E questa è una cosa carina, perché alla fine non è così scontato. No, assolutamente, soprattutto per gli anni in cui ha avuto origine l'opera, perché oggi si gioca molto di più con i generi, con le commissioni. All'epoca non si faceva, non a quei livelli quantomeno. Il terzo capitolo si intitola I personaggi di Matrix tra mito, storia e religione, quindi una riflessione sui personaggi principali. Cito l'eletto, Trinity, ovviamente, poi chi c'è? Cypher. Morpheus, ovviamente, l'agente Smith, l'architetto e l'analista, l'oracolo Seraph e Satie, la ragazzina indiana, più Kujaku, scusami, ne avevo saltato uno, Niobe, Bugs, il Merovingio, nostro amico, mio amico Lambert Wilson, Persefone e Zion, che lo tratti come un personaggio, la città, Nabucodonosor, la nave di Morpheus, la Logos e Gnosis Caduceus, Mnemosine, chiedo perdono, che sono le altre navi, giustamente, no? Sì, Sì, sono le altre esattamente. navi degli altri comandanti. E qui diciamo l'approccio al passato e a Matrix qual è? Allora, il Analizzare i discorso è personaggi, il questo. rapporto, diciamo, a delle figure preesistenti. Sì, l'idea è questa. Allora, abbiamo appurato che Matrix è uno schema come questa libreria che sta qua dietro, uno schema mitico perfetto. Allora, cosa ci andiamo a mettere dentro? Cioè, ok, Matrix è uno schema di un mito, ma un mito di per sé è un oggetto. Dentro il mito, che cosa ci sta? Anzitutto ci sono dei personaggi, delle figure che ricalcano dei cosiddetti, usiamo il parolone, archetipi, delle figure mitiche dell'antichità. In alcuni casi è molto chiaro. Quando trovate un personaggio che si chiama Persefone o Niobe, evidentemente si cita una figura antica. Allora io ho preso tutti i nomi propri, non solo i personaggi. Infatti, hai detto bene, tratto anche le navi, come, ma perché il Come mio interesse personaggio. non è quello di fare l'analisi del personaggio, no? Il protagonista, antagonista, Certo. quello ovviamente lo lascio Viene da fare sé a Horus, prenda fondamentalmente. sé. L'idea è quella di capire come mai certe cose si chiamano così. Perché che Persefone sia Persefone mi sta bene, ma Trinity, che cosa c'entra? C'è cioè, la Trinità cristiana? No, cosa vuol dire? Allora cerco di capire perché il regista ha dato quei nomi. Perché dietro un nome proprio c'è un universo. C'è veramente un universo. E ogni tanto, appunto, avevo anche l'idea di aver preso dei viaggi, dei voli pindarici. E poi però, ad esempio, proprio in caso della Nabucodonosor, sulle astronavi c'è sempre una placca, con su scritto Mark, Sì. Made in Europe, Stati Uniti, Mark e due numeri. Allora, provocatoriamente ho provato ad andarmi a cercare Mark, inteso come citazione, Vangelo di Marco, i due numeri. C'è sempre una citazione significativa e voluta e intenzionale, quindi vado un po' a decodificare i simboli che stanno dietro gli oggetti principali. Quindi Morpheus, chi è Morpheus, cosa c'entra, Vedi, perché lo questa cosa chiamiamo delle così? citazioni non le sapevo, non la sapevo io, per esempio. È stravagante, e oltretutto ho avuto la conferma da Animatrix, visto che si parla di Animatrix, perché
Perché gli animali, c'è una piccola sequenza sulla Osiris e anche lì c'è Mark e c'è un'altra citazione. E tutte le citazioni hanno un loro perché, cioè non sono citazioni fatte a caso. Sulle Nabucodonosor si parla dell'avvento della figura messianica, dell'eroe. Sulla Osiris si parla del fatto che certe volte, se non sbaglio, appunto, è necessario morire per poter salvare il mondo, per poter salvare gli altri, che è proprio la sorte dell'equipaggio dell'Osiris. E nel caso della Mnemosine, che è quella del quarto film, in realtà c'è un riferimento a Giuda. Giuda, perché c'è tutto un discorso che vi rimando al libro, ecco, perché diventa molto complesso, ma Assolutamente. che funziona perfettamente nel contesto in cui è inserito. Non ricordo chi prima lo chiedeva a gran voce, ma il capitolo 4 è quello che dà anche il titolo al libro, ovvero Il risveglio di Neo, la saga di Matrix e i Vangeli gnostici. E qui alzo le mani, spieghi lei perché io sono ignorante. No, 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 ma in realtà il discorso è molto più semplice di quello che non sembra. Allora, Perché se queste parole possono spaventare, no? In maniera ignorante, dico, e invece. assolutamente non c'è da aver paura. Allora, in realtà quel capitolo è un filo di collegamento con quell'altro libro, Pillola Rossa o Loggia Nera, in cui cosa facevo? Prendevo questo grosso tema dei Vangeli apocrifi, dei Vangeli gnostici e lo esaminavo in tutta la letteratura, passando anche per Matrix, Twin Peaks, Westworld, Donnie Darko, tantissime cose. Però approfondendo Matrix ho dovuto rifare il passaggio. Allora, andiamo ancora più indietro. Per chi ha fatto un po' di filosofia, Platone. Già Platone diceva che l'uomo è prigioniero in una caverna virtuale. Il mondo che vede non è il mondo reale, ma sono ombre proiettate sul fondo di un muro. E quindi il fatto che l'oggetto che noi vediamo è un oggetto virtuale, è un oggetto in qualche modo privo di consistenza. Allora, dopo Platone si è sviluppato su tutto un movimento religioso che faceva incontrare un po' le dottrine cristiane con le teorie di Platone e le condiva di mistero, di suggestione. E questo è il mondo dei cosiddetti gnostici. Gnostici deriva da una parola greca che vuol dire gnosis, che è proprio questa conoscenza, però non è la conoscenza che io e te possiamo fare leggendo la tua libreria, perché la mia è vuota. Non è una conoscenza che nasce dai libri, Sono è una film, questi, conoscenza. quindi questi vanno visti. Vedi. È una conoscenza che deriva da un risveglio, e non a caso c'è piccolo risveglio come parola anche nel titolo, perché in qualche modo è un risvegliarsi da una condizione di oblio. Questi sostengono che l'uomo sia prigioniero in un mondo virtuale, in una gabbia virtuale, e si debba risvegliare, debba fare tutta una serie di esperienze che sono esattamente quelle che fa Dio. Allora, può sembrare un accostamento stravagante, andare a prendere roba di 2000 anni fa e calarla in Matrix. In realtà, la quantità di riferimenti che le registe fanno a questo gnosticismo, a questo fenomeno del secondo, terzo secolo d.C., è fortissimo, è enorme. A un certo punto c'è pure l'astronave Gnosis, proprio giusto per essere molto Beh, esplicito. infatti. Uno dei libri che ho scritto su questi temi, no, che citavi, Abraxas è un nome che ricorre sempre nella filmografia delle Wachowski. Abraxas è la casata degli antagonisti di Jupiter, il destino dell'universo. La Abraxas Corporation è quell'azienda cattiva che in qualche modo fa da facciata di fronte a tutti gli antagonisti di Sense8. Ecco, è Vero. quella, mi viene il Vero, termine, quella vero, vero, vero. Sì. scatola vuota aziendale che cela le macchinazioni dei cattivi. Abraxas è un termine che deriva dai Vangeli apocrifi, è un termine di 2000 anni fa molto preciso, che ha un significato molto particolare e che si trova solo lì. Ecco, cioè è come se io veramente chiamassi, non lo so, ecco, cioè, usassi un nome proprio di un qualcuno molto preciso, non so, Cesare, e lo piazzassi in un contesto. Cavoli, sto facendo Stavo per riferimento a quello. proporre Ciavoni, però va bene, Ecco, poi. Ciavoni, io cito Ciavoni, è ovvio, intendiamo il nostro eroe nazionale, cioè non c'è quello da Esatto. fare. E quindi a partire da questi riferimenti ho detto, ma vediamo se il quadro torna. Il quadro torna perfettamente. Cioè, quel discorso che facevo prima della visione post-esame di storia delle religioni, in qualche modo l'obiettivo delle registe è proprio quello di raccontare in chiave contemporanea una storia antichissima, una storia di un uomo prigioniero in un mondo virtuale da cui deve evadere e deve risvegliarsi. Voglio
voi mi dite, ma in realtà l'ho già vista, non è una cosa così antica, Truman Show ne parla. Il tema c'è anche in Blade Runner, se vogliamo. Mm-hmm, bene, certo. È vero, ma io adesso non è che voglio allargarmi al resto della mia bibliografia, mi sono proprio occupato di come questo tema che parte da là, parte dai Vangeli gnostici, si sia evoluto e abbia influenzato la storia fino ad arrivare a una figura che dei Vangeli gnostici era un grande studioso. E mai ve lo aspettereste, è Philip Dick, quello scrittore di fantascienza dalle cui opere nascono Blade Runner, Minority Report, Total Recall e nasce anche Truman Show. Questo non lo filo tanti perché non mantiene il titolo del racconto era Tempo fuori di sesto, ma Truman Show è un adattamento di un racconto. Allora, la presenza di Comunque tutti questi temi. fortemente ispirato, diciamo. Eh sì, decisamente. E quindi che cosa succede? Che tutti questi temi in qualche modo arrivano nella letteratura di fantascienza e Matrix li reinterpreta, li ricontestualizza. Ed è carino perché se ci pensate, tanti vedono tanti elementi cristologici in Matrix, no? Alla fine del terzo, quindi in realtà per me il secondo, la Sì, c'è croce la di Cristo. croce di luce quando viene portato via Neo, ovviamente, che sta lì a Però bella se posta. c'è qualcosa che non funziona. Perché il creatore in un modello tradizionale è il vecchio con la barba bianca. Ora, il vecchio con la barba bianca in Matrix È c'è, ma è l'architetto. Dio, è l'architetto, ma l'architetto non è il buon papà di Neo che l'ha È uno mandato nel stronzo. vuoto, è lo stronzo sommario. E quindi, vedete, c'è una costruzione molto strana. L'obiettivo, cioè, che funziona perfettamente se lo si legge nell'ottica dei Vangeli gnostici. Giusto così per darvi l'idea che è un'operazione intenzionale, poi mi taccio. Nei Vangeli gnostici c'è un concetto molto forte che è quello del leone. Eon è in qualche modo il mondo perfetto, il mondo assoluto che sta a dire. Bene, le Wachowski creano per produrre il secondo e il terzo una casa, diciamo, società che è la Eon Production. Cioè, abbiamo proprio una quantità di espliciti riferimenti. Io qui devo confessarvi che nel scrivere questo capitolo una delle fonti principali sono state proprio le interviste alle Wachowski, perché volevo vedere se il gioco era intenzionale. Il gioco è intenzionale. Infatti fanno una miriade di riferimenti a queste cose fuori dallo schermo. Quindi, di nuovo, prima di giudicare un'opera, andiamo a approfondire anche il percorso che la regista o le registe hanno fatto. Paolo, hai citato prima Platone e il mito della caverna, che mi riporta a una esperienza legata a Matrix per me fondamentale e oggi assai costosa e di nicchia, perché l'oggetto a cui si rifà è diventata una vera e propria rarità che fa anche rima. Tu ce l'hai questo? Aspetta che sta E caricando. ho trovato una Sì, foto del cazzo. ce l'ho. Sono Grande. molto fortunato, ma ce l'ho. Ed è un Questo libro bellissimo. è un libro bellissimo, appunto, stavi dicendo, uscito negli anni successivi al primo film, edito da Bompiani e ora introvabile, cioè è un tascabile da forse 14-16 euro, non si trova a meno di 35-40, certo non sono cifre irraggiungibili, ma comunque si parla di più del doppio del prezzo di copertina ed è stato il mio primo approccio affascinantissimo alla filosofia applicata a Matrix. Sono una serie di saggi fra cui si tratta appunto il mito di Platone. Se lo trovate su eBay da qualche parte, lo mettete al fianco di quello di Paolo e vi fate una meravigliosa cultura. Sì, assolutamente. Consiglio tantissimo. Questa è una delle fonti che ho utilizzato perché è veramente prezioso. Ecco, e Eh sì, soprattutto è un assolutamente. punto di partenza per entrare dal punto di vista filosofico nel mondo di Matrix. Guarda, io direi che stasera il pubblico è fin troppo attento e in argomento perché Max Eldorado ti fa questa domanda senza sapere una cosa, che il capitolo 5 del libro di Paolo, guarda caso, si intitola Matrix e l'Oriente. E hai detto prima, se non sbaglio, che è il capitolo che fino all'ultimo non sapevi se aggiungere o meno. Eh sì, perché appunto dalla breve analisi sembra che ci sia più. Allora, l'idea in realtà è questa. Il mio intento era quello di capire che importanza ha Matrix per noi e
E quindi il focus l'ho tenuto molto forte sulla cultura occidentale, sulla storia dell'Occidente. Però a un certo punto, al di là dell'estetica del Kung Fu e della ovviamente veste orientale che permea tutto il film, certi temi obiettivamente orientali erano molto forti. Per cui ho deciso di ridurlo a un piccolo capitolo, perché il focus mio voleva essere che cosa significa Matrix per noi, noi proprio intesi come noi italiani, noi lettori, è un libro scritto in italiano, quindi si rivolge a voi. Però in qualche modo ignorare del tutto, anzitutto buttiamo lì il buddismo, mi sembrava una cosa folle, perché in qualche modo la scena in cui Neo incontra il ragazzino e discute con lui se sia il cucchiaio a piegarsi o se sia il nostro eletto che deve piegare se stesso perché il cucchiaio non esiste. Non esiste. Dietro a una montagna di buddismo, veramente una montagna, non tanto il buddismo quello tradizionale, quanto un'evoluzione successiva del buddismo che è la cosiddetta scuola Mahayana, che è quella sostanzialmente che vede il nostro Buddha non essere più soltanto quel Buddha storico, ma chiunque di noi deve diventare Buddha, deve realizzarsi e poi deve fare il lavoro, deve fare il percorso del Bodhisattva, ossia paroloni brutti per spiegare cose semplici. Non deve andare su nel Nirvana e lasciare gli altri giù nella loro cacca, ma deve tornare giù nel mondo terreno, nel Matrix, che i buddisti chiamano Samsara, ma di fatto è Matrix, e aiutare l'umanità a venirne fuori. Cioè c'è proprio un discorso di circolarità e di problema della percezione, quindi tutto questo discorso di è reale ciò che mi sta intorno, è reale ciò che io vedo, beh, quello è un tema che ho affrontato. Un altro tema un po' curioso, obiettivamente, è quello dello sciamanesimo, meno immediato. La butto lì in una parola, poi ve lo andate a leggere perché veramente se no porto troppo lontano, ma il rave. Avete presente il rave del secondo? Assolutamente sì, come Socrate. Il rave del secondo film è una scena molto particolare, perché in qualche modo... Spesso criticata come eccessiva, troppo lunga. Sì, decisamente, ma in realtà secondo me ha una funzione programmatica, è molto particolare quella, anche perché non è la festa degli Ewok dopo che è stata distrutta la seconda morte nera, una roba prima della guerra. E prima della guerra, ma perché fare una festa prima della guerra? A un certo punto mi sembra sia Morpheus, o è Morpheus o è il governatore Aman, comunque uno dei due la chiama la preghiera. Quindi quella non è un rituale, che cos'è? È qualcosa di molto orientale, di cui ci sono tante belle cose da dire, e quindi ho provato a parlare un po'. Io ricordo che le Wachowski parlavano comunque anche di un atto di rivendicazione dell'umanità, della carne che compongono quelle persone in un mondo dove le macchine cercano di distruggerlo. Infatti c'è anche molto sudore, sporcizia, corpi che si strusciano, che si toccano e si penetrano, anche perché c'è anche la scena di sesso parallela tra Neo e Trinity, quindi è veramente un'esaltazione della carne in un contesto assolutamente tecnologico. E tra l'altro la musica di Don Davis non l'abbiamo citata, ma è meravigliosa in tutti i film. Il sesto e penultimo capitolo è quello che per me è il più curioso, o meglio, che tocca un argomento che proprio tramite Dan Brown un pochino mi aveva iniziato ad affascinare, poi non ho mai approfondito, ovvero da apprendista a maestro, l'iniziazione massonica di Neo, e sentir parlare di massoneria applicata a Neo. Ora non dico che c'è un concetto, un'idea negativa della massoneria, però anche nei modi di dire quotidiani la massoneria ha un'accezione negativa, no? Cioè sono comunque la conventicola segreta che si fa i cazzi suoi dietro le quinte, fondamentalmente, senza voler mancare di rispetto. Mio nonno è stato autista di un grande maestro della massoneria livornese per più di 20 anni, amico di famiglia, quindi non c'è nessun problema al riguardo. Però è un accostamento fra Neo e la massoneria che stona un po' concettualmente all'inizio. Sì, decisamente era il capitolo un po' più, è l'azzardo un po' più forte che ho fatto nel libro.
Perché ho fatto questo azzardo? Perché in qualche modo voglio ripercorrere l'influenza che tutta la storia dei miti ha avuto su Matrix. Quindi era troppo facile fermarci a Ulisse, a Persefone o anche ai Vangeli gnostici. Cioè, è chiaro che se Gesù, scusate, se Neo a un certo punto viene crocifisso con la croce di luce, stavamo dicendo l'ovvio. Anche il mondo orientale in qualche modo ci stava, ecco. Però volevo dare un contributo un po' maggiore. La simbologia massonica. Allora, hai detto bene, c'è questo enorme pregiudizio che però è un po' figlio della cultura italiana, perché in Italia la massoneria di pasticci ne ha fatti un bel po', legati al mondo ovviamente della P2, eccetera, eccetera. In America c'è una percezione molto diversa, perché comunque sul dollaro ci sono simboli massonici, la massoneria è associata anche lì a dei pasticci brutti d'ogni sorta, ma prima e soprattutto alla fondazione dell'universo americano, veramente degli Stati Uniti così come li immaginiamo. George Washington era un massone. Quindi il primo passaggio che faccio nel libro è demistificare un po', ecco, cioè non sto andando a dire che dietro Matrix ci sono dei simboli stravaganti, occulti Tipo o non Scientology spettacolari. Eyes Wide Shut, no? Le mille Esatto. teorie che Esatto, no, fanno i no, non soliti. vado a cercare le scene subliminali alla Fight Club, ecco, cioè Certo. non è questo l'intento. L'intento è vedere come le registe abbiano fatto un omaggio alla massoneria, fin dal nome del protagonista, perché uno che si chiama Anderson è il fondatore della massoneria moderna. E tutto il viaggio dell'eroe che Neo fa nel primo film ripercorre alla lettera il viaggio che si fa all'interno della massoneria, un viaggio fatto di simboli, che non è tanto legato al voler raggiungere una posizione di potere o tutte queste cose che noi potremmo immaginare, ma è semplicemente un viaggio iniziatico, ossia è una sorta di rito che conduce l'individuo a uscire dalla sua vita quotidiana e entrare in una dimensione nuova attraverso una morte rituale. Sono dei simboli molto antichi che appunto vengono rielaborati nel 1700 in un momento molto particolare, perché era un momento in cui in realtà di miti ce n'erano molto pochi, c'era l'illuminismo, si desacralizzava un po' tutto. E si crea questa sorta di nuovo mito contemporaneo, no? In cui in qualche modo l'eroe è un architetto antico assassinato nel tentativo di proteggere un segreto e nel tentativo di scappare da un tempio prima che. Beh, questo racconto va veramente in scena nell'atto finale di Matrix. Il Neo che scappa e viene ucciso dai tre agenti, da Smith e dagli altri due. Ma quello potrebbe essere un caso. Allora, io sono andato a partire dal momento in cui Neo entra nella stanza in cui Morpheus ti chiede: scegli pillola rossa o Pillola pillola rossa, blu, e pillola ho blu. ripercorso tutte le prove e le avventure che affronta Neo, e ho trovato una perfetta corrispondenza con la simbologia della massoneria. Di nuovo, questo non vuole essere una pubblicità occulta o qualche tema, ma semplicemente vuole essere un omaggio a una tradizione mitica, esattamente come le registe, quando chiamano Persefone o Merovingio i loro personaggi, non stanno facendo né propaganda per i re di Francia, né stanno Ci mancherebbe adorando. altro, ci mancherebbe. Capite? Questo è ovvio. Nel momento in cui dico massoneria, mi sento in dovere di giustificarlo un po', perché questa percezione non è così immediata. Sarà che la massoneria esiste ancora oggi e quindi è un oggetto ancora un po' sconosciuto. Nel libro cerco di far capire un po' meglio che cos'è questa massoneria, che forse non è proprio il lupo nero di cui ci raccontano i telegiornali, e al tempo stesso vado a vedere come non è che sia un omaggio in stile Easter egg. Ma in realtà tutti gli oggetti che compaiono nella narrazione di Matrix, in realtà dell'intera saga, perché ci sono tanti richiami massonici anche nel secondo e nel terzo, e anche in quest'ultimo addirittura c'è un saluto massonico, cioè il saluto massonico Quale? segreto, stretta di mano col pollice davanti, è quello che, scusate, non riesco a centrare la camera, col pollice così, è quello che E la compare nel fa? La trailer fa? che hai citato prima, è quello che Ah! fa Nino quando
stringe Trinity. A Trinity, non, okay. Non è una stretta di mano normale. Se andate a vedervi il trailer, è proprio palese. Cercate. In effetti c'è il dettaglio molto specifico sulla stretta di mano, eh? L'inquadratura si sofferma su quella cosa lì, è vero? Proprio perché vuol far vedere come viene realizzata e che funzione ha nella massoneria questa stretta di mano? Quella di risvegliare, intesa come salutare due persone che in qualche modo hanno un passato comune, due appartenenti. Allora, non è un caso se dopo essersi dati la mano in quel modo lì, Neo e Trinity, che sono entrambi iniziati del Matrix, iniziano a ricordarsi qualcosa. Esatto, si percepiscono a vicenda. A questa funzione di risveglio. Adesso può essere un caso quello, può essere un caso il fatto che Neo si risvegli attraversando l'acqua, il fuoco, esattamente come la massoneria, ma a un certo punto si crea veramente una struttura sistematica che nel libro vado a esaminare. Ci abbiamo degli spettatori stasera super preparati, ragazzi. Eh sì, ma io qua proprio una risposta a bomba. Il nome Thomas Anderson, aiuto, per l'ho perso. Pardon. Riesce a dire grande? Il nome Thomas Anderson, assolutamente sì, riferimento Anderson l'abbiamo detto, Thomas lo volevo lasciare in ombra, ma assolutamente è quell'apostolo lì. Però, attenzione, è sia quello che vuole toccare per credere, ma questo nella tradizione cristiana, per gli gnostici Thomas e Tommaso è anche Didimo, il gemello di luce del Messia, quindi è una figura messianica lui stesso. Se andiamo a cercare il Vangelo gnostico per eccellenza è il Vangelo di Tommaso. Cioè, se noi dovessimo dare il nome a qualcuno a partire da quei Vangeli là, lo chiamiamo Tommaso. Non è un caso se il Messia di Matrix si chiama Tommaso. E Anderson lo pigliamo dall'altro ambito. Quindi c'è proprio una convergenza perfetta. E Federico dice questa cosa. Eh sì, ovviamente i temi del libro non sono, sono tutti... Prova a mettere un dito davanti alla webcam che ti sei... Ok, sei tornato a fuoco, perfetto. Perché non devo mai più farlo. Vai tranquillo. Uguale di dire. Sì, i temi sono intrecciati in realtà, cioè gnosticismo, massoneria, buddismo, mitologia, sono tutti temi che oltre a applicarsi a Matrix si parlano tra loro, ecco. Sì, l'idea è un libro che in qualche modo cerca di essere scorrevole proprio perché sono temi che... Si toccano e si parlano e si arricchiscono uno con l'altro. Qualcuno in queste settimane mi ha fatto domande sul fatto, cioè mi hanno chiesto più volte se sono soddisfatto della mia community, se una community ho, e direi che stasera anche questo commento di Evan 8 o 8 che dir si voglia mi sembra abbastanza in argomento. Bravi tutti, perché stasera sapevo di avere un ospite di peso, ma la chat è stata veramente all'altezza delle aspettative. Vi ringrazio della partecipazione, che siete anche numerosi. L'ultimo capitolo della tua opera, della sua opera, dottor Riberi, le do del lei, così facciamo finta di essere dei professionisti, è quello forse che si avvicina un po' più alla contemporaneità, possiamo dirlo? Sì, infatti si intitola Dal mito al metaverso, una desertica nuova realtà, citazione di Morpheus. Ora, metaverso, la domanda, perché io perdo ultimamente, comincio a rincoglionirmi, tra meno di un mese sono 37, la vecchiaia si sente tutta. Questo libro è uscito prima dell'annuncio di Zuckerberg e del suo Meta, giusto? È uscito poco dopo, non pretendo, è uscito poco dopo, però okay. Mi rivendico un merito, nel momento in cui l'ho scritto non era ancora stato fatto l'annuncio, poi purtroppo i tempi della casa editrice, quindi il discorso che volevi fare è giusto. In realtà poi ci ha messo tanto a stampare, quindi mi ha scavalcato. Però, senti lì, assolutamente il discorso aiuto, non sa chi sono, messo un po', va bene. il discorso del metaverso è una cosa che adesso se ne parla un gran bel po' per via di Zuckerberg, però è un concetto che era già stato introdotto almeno 40 anni prima dalla filosofia. Non c'erano ancora i mezzi, però c'erano dei filosofi che già avevano immaginato, avevano già prospettato questa cosa. Cioè il villaggio globale di McLuhan? Eh sì, diciamo così, esatto. Diciamo il social network 3.0, il villaggio globale, il Boburg tridimensionale, lo chiama Baudrillard. Ecco, cioè, comunque l'idea di una realtà che non è fittizia come quella di Platone,
Ma anzi, è fin troppo reale, è iperreale, dice proprio Baudrillard, nel senso che è più vera del vero e nel suo essere più vera del vero seduce l'individuo e lo porta a vivere lì anziché nel mondo vero. Scusate il gioco Reale. di parole. Pensate agli MMO, pensate, ma banalmente ai cellulari. Adesso non voglio andare su cose tanto futuristiche. Quanto tempo passiamo dietro uno schermo? C'è Sì. qualcuno che se l'era già chiesto negli anni 80, quindi un'epoca in cui lo schermo non era così. Onnipresente. E qua devo dire una cosa, che potrebbe sembrare un viaggione di filosofia pretestuoso. Non lo è, perché questo filosofo che sto citando più e più volte, Baudrillard, compare proprio, questo sì che fa il cameo, compare nel primo È quello film. del consiglio, no? E No, quello scusami, no, quello del consiglio di Zion, quello di come si chiama il filosofo, quello nero è un altro, sì, perdonami. no, quello è un altro di cui tra l'altro mi sta sfuggendo il Anche a nome me, e anche io non invece ricordo il nome, scusami. no, compare non il filosofo, ma compare la sua opera. Ah, Simulacra. Simulacra e Esatto, Simulation è Simulation, un sì. finto libro, notate, Dove è il tiene i libro dove parla di dischetti fusione il del pirata quinto ed Neo. è il libro dove, è il posto dove Neo tiene i dischetti nel primo film, quando arrivano Shore e Dujour. E gli chiedono, ah, vieni fuori questa sera con noi. Poi la scena del Follow the White The Rabbit. White Rabbit. In quel momento lui nasconde i suoi attrezzi da hacker in un falso libro che ha la copertina, ma su cui la telecamera Nello annusa Simulation. parecchio. Ecco. Cioè, nel Sì, cercare le fonti, guardiamo bene il film. Nel film c'è un'enorme inquadratura su questo libro. Allora, proviamo a leggerlo e andiamo a vedere. Io ho provato a fare l'esperimento. È stato molto interessante. Oltretutto c'è tutta una vicenda dietro perché Baudrillard era stato, doveva essere citato anche esplicitamente, ma l'omaggio che le Wachowski fanno alla sua filosofia non è un prendere e sbattere col copia e incolla, ma è una reinterpretazione. Baudrillard è molto più pessimista, ritiene che non ci sia scampo dal Matrix, dal metaverso iperreale, chiamiamolo come vogliamo. Ritiene che in qualche modo questa sovrastruttura ci coprirà tutti e ci ingabbierà tutti. E quindi a Baudrillard, che era vivo al tempo nel 99, non piacque Matrix, proprio perché loro Dava la dettero. possibilità di libertà, l'idea della possibilità di libertà. Esatto, e poi comunque lui riteneva che loro avessero frainteso il suo pensiero. Non è un discorso di fraintendimento, c'è un bel libro di cui non ricordo il titolo, ma che cito in bibliografia in quel capitolo. Che esamina, si chiede proprio questo, dice: ma quindi le Wachowski non hanno capito Baudrillard? No, le Wachowski semplicemente sono degli autori con la A maiuscola, e quindi non fanno la citazione, prendono l'oggetto, prendono l'autore e lo reinterpretano in chiave assolutamente originale, dicendo la loro. Quindi formulano una risposta a Baudrillard. Baudrillard è stato un po' pizzicato, è un francese, era uno molto orgoglioso, quindi l'ha presa anche un po' male. Era stato chiamato come consulente per Matrix 2, per Reloaded. Poi la cosa non andò in porto proprio perché lui aveva vissuto molto male, c'è stato Era un scocciato. amore-odio molto forte. Ecco. E c'è questo tira e molla. Baudrillard è colui che introduce il concetto di The Desert of the Real, proprio perché nel momento in cui l'iperreale si afferma, abbiamo l'avvento del Desert of the Real. Allora, purtroppo, a me spiace dirlo, ma io sono un grande appassionato di doppiaggio, ritengo che il doppiaggio sia una cosa bellissima, e questo è in dubbio. Lì più che il doppiatore, il traduttore si è preso una cantonata, perché quando Morpheus dice il L'adattatore, dai. tempo nella tua desertica nuova realtà, in realtà l'originale è The Desert of the Real, è proprio una citazione Citazione di Baudrillard. di Baudrillard, e l'hanno persa in pieno, perché poi sarebbe stato nel deserto del reale, tanto semplice, anche perché c'è un libro di Baudrillard che si chiama Nel Appunto. deserto del reale, ma se Preciso. lo sono persi. Vabbè. Anni 90, portami Anni via. 90, gloriosi, come la guerra dei cuoti di Star Wars, ogni tanto passa qualche Sì, sbarione, dai. ce ne sono in abbondanza nella storia del cinema. Io direi che l'opera l'abbiamo presentata in maniera perfetta. Intanto ci tengo anche a citare l'editore, ovvero Edizioni Lindau,
che ha pubblicato uno dei libri di cinema più importanti della mia vita, ovvero la biografia di Stanley Kubrick di John Baxter, che ho letto almeno 3 volte nella mia vita. Io mi rifaccio, quando faccio le domande anonime o meno su Instagram, sembra solo un giochino per passare la mattinata nelle pause di lavoro, ma in realtà tasto anche un po' il polso della community. E giusto stamattina qualcuno mi ha chiesto che libri di cinema devo leggere per, diciamo, informarmi o essere più preparato. Non ho saputo dare una risposta, perché io stesso non sono un grande consumatore di libri del cinema. Ti posso citare il famoso Hitchcock Truffaut, che comunque è un testo universale e anche da un certo punto di vista nazional popolare, non è teorica, è una chiacchiera molto teorica, ma fra due persone che sapevano anche prendersi meno sul serio di quanto fosse necessario. Però libri come quello di Paolo, non lo dico solo perché è un amico, soprattutto se si è appassionati del soggetto, è proprio quel tipo di letture piacevoli che ti rendono accessibili argomenti. Ripeto, quando io leggo Gnosi in copertina mi spavento, però poi conosco Paolo, il modo anche in cui sa essere leggero, spensierato, e quindi so che mi metterà a mio agio. Quindi veramente, siccome stasera ci avete seguito in tanti, siccome Paolo si è dimostrato un ospite eccellente, mi permetta di dirle, dottor Ribelli, e ha ricevuto... Io che ti dico un po' meno, cioè me lo dici sempre tu a Venezia, un po' meno. Allora, po' meno. Riformulo, il dottor Ribelli è un cialtrone, però si sa vendere bene, e quindi... e quindi, visto che veramente anche voi come chat, vi faccio i miei complimenti e vi ringrazio perché siete stati molto attivi e con tanti commenti interessantissimi, il risveglio di Neo edizioni Lindau è disponibile su tutti gli store online e anche in libreria eventualmente, insieme a tutte le altre opere di Paolo che trovate sul retro di copertina, fra cui Pillola Rossa o Loggia Nera, dove si parla sia di Matrix che di Twin Peaks, che prima o poi, ho un po' paura l'idea, andrà affrontato sul canale, perché anche quella è tosta, forse anche più di Matrix. Io direi che abbiamo 5 minuti 5 per delle domande del pubblico, se qualcuno ha delle domande, volendo anche che esulino da Matrix, facciamo qualche domanda all'ospite sulla sua passione cinefila, e nel frattempo, visto che abbiamo fatto una live 2 sere fa, ti chiedo, dopo l'annuncio del programma, quali sono i tuoi 3 film più attesi di Venezia? Ah, film o posso metterci anche serie TV? Le concedo le serie TV perché sono 2 dei miei titoli più attesi. E allora le metto tutte. L'ultimo giorno ci facciamo la maratona Refn, fanno la maratona 6 ore, pam! Allora, quello è in cima a tutto. Assolutamente. Tanto questo lo posso dire perché non c'è un contratto, non c'è ancora niente. E tanto che voglio scrivere un libro come questo sui temi di Refn. Refn è un regista straordinario. Per chi non l'avesse visto, vada a recuperarsi tutto ciò che ha fatto Refn. Inclusa la sottovalutatissima serie Amazon Prime Too Old, Too Die Young, che è un'opera incredibile. Assolutamente. C'ha la seconda puntata che è un po' tosta da superare, ma appena superi quella è una goduria assoluta. Assolutamente. È sensuale, è drammatica, c'è il crime, c'è il surreale, c'è l'onirico, c'è la violenza, c'è la bellezza, è lo squallido, l'alto, è un'opera sensazionale, e nonostante Refn sia comunque un autore di culto da un decennio e più ormai, è passata molto in sordina. Recuperatevela con molta calma perché è una roba incredibile, secondo me. E per questo anche ho l'hype per questa nuova serie. Poi e immagino dopo quella, veramente, number one, abbiamo messo Copenhagen Cowboy, che è appunto la nuova serie di Refn, perché l'aspettavo con ansia. Confesso che da appassionato di questi temi ho trovato tantissimo in Refn da dire, da analizzare, e sicuramente voglio sbranarmelo e poi scriverci su qualcosa, perché veramente merita molto. Qual è il tuo film preferito di Refn? Di Refn io direi The Neon Demon, nonostante anche qua Drive... siamo d'accordo. È un film, sai, proprio Neon Demon credo che sia una delle esperienze più viscerali che ho avuto in sala, proprio di pancia. Sono stato male, anche quando, siccome è il Fanning, dea assoluta del mondo, dell'universo tutto, però proprio anche la sua bellezza è quasi disturbante nel film.
come la bellezza di tutte le altre. È veramente intensa come esperienza sensoriale The Neon Demon. Sì, il nostro Neo. E come? Ma poi fa un discorso straordinario proprio sull'aspetto sensoriale, sull'aspetto quasi ipnotico delle sensazioni che derivano appunto dai sensi e non solo dai neon, ecco, anche proprio su tutta la scala sensoriale. È straordinario e al tempo stesso, pur usando un linguaggio così forte, tira fuori degli archetipi pazzeschi. Però devo passare assolutamente agli altri due perché, Il Regno, scusami, uso tutte e due le serie TV, ma non... aspetto un sacco di cose, però Il Regno l'ho già vista da tempo. Guarda. Wow. Sono pronto al rewatch prima di Venezia. Che meraviglia. Io ti confesso che non ce l'ho e non riesco a trovarlo. Sono rarissimi quei due. Comunque il primo lo trovate su Rai Play. A Prime ora, prima era su Rai Play, pensa te. No, il primo è su Prime, il secondo non lo so, ma penso che da qualche parte si trovi. Posso anche dirti che Movies Inspired, la casa distributrice italiana, ha acquistato il terzo, quello che vediamo a Venezia, per andare in sala, ma ha annunciato anche il restauro e la distribuzione delle prime due stagioni. E il terzo, dai, vediamo se siamo d'accordo anche lì. Bella questione, mi metti veramente in difficoltà perché ce ne sono tanti. Terzo, ne ho tanti a pari merito. Su quello secondo me non siamo d'accordo perché a me piace tanto Aronofsky, io te lo dico, a me piace molto. Quindi... io sono team Ciavoni, io un po' meno. Metti un dito davanti alla camera che ti sei sfocato, sì. Sennò sembri... Okay. Proviamoci. No, vai, piano piano forse vieni. Vabbè. No, rimane un po' blurred, va bene, non ti preoccupare. Tanto proprio ci torni da solo. Non sono come Fabrizio che lo detesta a 360 gradi. Ci sono un paio di film tipo Black Swan, ma anche lo stesso Madre che trovo un po' stupidino, però comunque interessante. Però poi ci sono robe tipo Requiem for a Dream che io non sopporto. Ecco, per esempio. The Fountain, come lo trovi? A me piace molto The Fountain. Piace molto anche a me, perché l'ho anche vissuto appunto tramite il fallimento del progetto e quindi pur sapendo che ha un sacco di problemi, so la causa dei problemi. Quello mi piace. È un film che a me piace tantissimo, è stato il mio colpo di fulmine. Io ammetto che mi sono accostato a Aronofsky da lì e quindi l'ho vissuto un po' diversamente magari da te, da Fabrizio, perché ho iniziato da lì e quindi è stato un punto, invece... colpo al cuore, da lì si va in discesa, però chiaramente siamo partiti bene. Oddio, ci sono proprio tante cose che aspetto. Anche io dopo le due serie dico Blonde. Ah, beh, sì. Non tanto per Ana de Armas, anche lei che Dio l'abbia in gloria, ma perché è il ritorno di Andrew Dominik dopo 10 anni. Siccome credo che l'assassino di Jesse James per mano del codardo Robert Ford sia una roba che non si racconta, ci voleva che tornasse alla fiction dopo 10 anni da Kogan. Assolutamente, se mi permetti ancora la bonus, comunque Iñárritu lo aspetto anch'io perché voglio vederlo tornare in Messico un po' alle origini, vediamo cosa. Ma poi questa è curiosa, cioè secondo me c'è anche un discorso di, non dico autobiografia perché ormai lo usano tutti, però no, però qualche meta riflessione, cioè, secondo me sarà molto bello. Ci sta. Vincenzo ti chiede questo: cosa ne pensi del personaggio di Smith? Dell'agente Smith, ovviamente. Di cose ce ne sarebbero un sacco da dire. Allora, dal punto di vista dello schema dell'eroe, ovviamente Smith è il doppio, è l'ombra negativa. Ma questo ci sta, se vogliamo, è l'antieletto. Non perdo tempo su quello perché direi un'ovvietà. Quello che è meno ovvio, parto da un piccolo easter egg per definire Smith, dal punto di vista della mitologia, invece quella religiosa. Perché si chiama proprio Smith? Allora, quando entra in scena, arriva con un'auto e su quell'auto c'è una targa. Targa che è una, adesso non mi ricordo più, comunque è una citazione, cioè ci sono due lettere che sono le due lettere della fonte, se non sbaglio Ezechiele, adesso la sbaglio di sicuro. E poi c'è un versetto biblico. In questo versetto biblico si parla del fabbro. Voi sapete, in inglese Smith vuol dire fabbro. Il fabbro in quel versetto dell'Antico Testamento non è il tizio che lavora
lavora nella sua officina, ma è il fabbro con la F maiuscola, ossia l'angelo della morte che viene mandato da Dio per punire, schiacciare i suoi nemici. Allora, all'inizio di Reloaded arriva su un'auto con una citazione da Isaia 54:16. Isaia, non è Ezechiele, vedi che sto impazzendo male. E comunque, vabbè, l'Antico Testamento, ho preso il libro, dai. E comunque sia, la citazione da Isaia è carina, perché in Isaia, quindi, questo Smith, questo fabbro, è il braccio di Dio, nel senso è quell'angelo della morte che ammazza i neonati in Egitto, ecco, per capirci. Quindi, noi ci aspetteremmo il diavolo dietro Smith. Invece il diavolo sta dietro Cypher, ovviamente, Lucifero, no? Anche nel nome l'allusione al diavolo, poi Cypher si porta dietro un sacco di simboli demonici, certo. Da rosso a tutta una serie di altre scelte cromatiche, tematiche. Invece nel caso di Smith, Smith in realtà è il braccio di Dio. Ora, come lo conciliamo? Beh, ricordiamoci sempre quello che ci siamo detti prima, ossia che il Dio di Matrix è l'antagonista. Matrix è una lotta tra l'uomo e Dio, perché il Dio di Matrix, il creatore, tra due virgolette, di Matrix, è l'architetto. L'architetto. Smith entra in scena come, appunto, la citazione biblica è molto precisa, come il braccio di una mente. Non è un caso se nel primo Matrix, quando Smith interroga Neo, c'è proprio questa scena delle molte delle camere che rimangono. Sì. Agli schermi dell'architetto del 2. Chiaramente. A quanto era evoluta quella cosa? Ah, bella questione. Probabilmente... Io non l'ho mai approfondita quella cosa, però se uno vede Reloaded e vede quegli schermi, palesemente già nel primo Matrix c'è un riferimento a qualcuno che osserva Neo e la realtà in cui vive virtuale, per quanto virtuale, attraverso un muro di schermi. Chissà quanto avevano già in mente qualcosa. Chissà. È anche carina l'idea che invece magari non avessero in mente nulla, perché è molto suggestiva l'idea di sei spiato, c'è qualcuno che ti guarda, che poi sia appunto sia il cattivo di o il grande fratello con tutti i suoi telefoni, cioè c'è un qualcuno, c'è un regista nel senso diabolico del termine. Certo, certo. Poi su Smith si può dire un sacco di cose, però mi piaceva questo elemento, cioè non è tanto soltanto l'ombra, il doppio, l'antagonista, l'anticristo, se quell'altro è un Cristo, ma anche l'idea di un braccio di un Dio malvagio, e quindi di per sé una figura buona, ma in un sistema deviato, e quindi che... fa il suo lavoro, questo nel primo, poi ovviamente parte e evolve in una direzione straordinaria. Evan Eight chiede, è possibile creare un universo come Matrix oggi, non solo al cinema, in qualsiasi media? Io dico molto velocemente, perché poi andiamo verso la chiusura, di sì, nel senso, a più riprese, come dicevo prima, non solo MCU, io assisto a narrazioni molto complesse, anche molto... Per esempio Westworld, per quanto più fallace o comunque fallace quanto magari alcuni passaggi di Matrix, credo che abbia costruito negli ultimi anni televisivi una mitologia molto specifica, molto interessante, molto intellettuale. Quindi tutto è possibile, basta dargli la giusta attenzione. Ecco. Certo. Ma poi è un tema che quello di Matrix sta tornando per la maggiore. Cioè l'idea, esatto. I temi di Philip Dick, nonostante adattamenti di Dick... fedeli non ce ne sia nessuno. Oh, esatto, quasi. Sta tornando veramente per la maggiore, cioè di film dickiani ce ne sono un sacco e di temi dickiani ce ne sono un sacco, ma partite da DOA di Netflix, che purtroppo poveretta è finita la seconda stagione come è finita. Che bella. Però è un tema che ricorre parecchio nelle serie TV, nei film, e quindi secondo me sì, secondo me anzi mai come oggi, cioè è il momento giusto. Io qui mi sentirei in maniera molto, molto veloce di rispondere tutti i festival di Venezia. Assolutamente anche io. Però devo dire, questo sì, io ho moltissimi déjà vu e sono molto vividi e molto specifici. Spesso anche lontani da quando li sogno o li ho nel tempo. Me ne è capitato uno la settimana scorsa e ho detto cazzo. E lì veramente mi esplode sempre il cervello. E poi magari è una reazione chimica, non ho mai approfondito neanche quello, sarà una reazione chimica
normalissima del cervello, però è veramente un'esperienza sensoriale intensa. No, Jackie, interessante a malapena. Scusate, lo però dire. Guarda, mi trova più a favore. Comunque a me Madre è piaciuto, non capolavoro, no, però è un film che secondo me va visto, ecco, cioè se qualcuno non l'avesse mai visto, guardatevelo, poi potete sì. anche sputarci sopra, però è un film molto, molto interessante. Questa è veramente la domanda su cui si può... Sì, è vero, anche il personaggio di Deus Ex Machina è molto interessante. Sì. Un abbraccio al casalingo di Voghera, che recupererà domani una live illuminante, grazie all'ospite e non sicuramente a me, e ti ringrazio comunque della stima. Chiudiamo con questa, Paolo, una domanda giustamente per le 23:36, leggera e semplice. Aiuto, no, ma qua mi volete veramente morto. Allora, visto che però è legittima, perché avevo fatto quel libro in cui accostavo proprio Matrix e Twin Peaks. È tua responsabilità questa domanda, è tua responsabilità. Bella questione, no. Posso... Vabbè, te poi dico io. Personalmente ritengo che Twin Peaks... Ma ribadisco, io ho un approccio per contenuti e non per cinema, quindi sicuramente diremo due cose diverse, però dal punto di vista contenutistico, Matrix intreccia sei argomenti, sei filoni, ma possiamo anche aumentarli a 10. Twin Peaks ne intreccia centinaia, cioè dietro c'è un progetto ambiziosissimo che fa parlare delle filosofie, dei mondi, veramente per capire Twin Peaks, non nel senso di capire che ha ucciso Laura Palmer, capire in fondo, in profondità, bisogna leggere tantissimo, bisogna studiare tantissimo. Per cui io dico Twin Peaks. Vedete come quello che mi chiedevate all'inizio, no? Bravo, questa è la domanda che voi mi dava mamma. Però volevo appunto sconfessare un po' il mito di essere un adoratore di Matrix. Io qua rispondo Twin Peaks. Allora, cazzo, probabilmente, pur essendo due opere, comunque entrambe fallaci nella costruzione narrativa, nella presentazione di alcuni personaggi, credo che Twin Peaks nella parte centrale della seconda stagione abbia un crollo qualitativo per 7-8 puntate molto molto importante. È anche vero che ho detto a più riprese, e me ne prendo la responsabilità di quello che sto per dire, che sono assolutamente convinto che fra tutte le cose bellissime che abbiamo visto dal 2000 in poi, credo, sono fortemente sicuro che la terza stagione di Twin Peaks sia l'opera audiovisiva più importante del XXI secolo. Io l'ho già vista, io conosco persone che non la rivedrebbero neanche sotto tortura, conosco persone che l'hanno abbandonata dopo due episodi e le capisco. Come dicevamo anche prima di cosa parlavamo prima, di Resurrections, non ci sono vie di mezzo. O stai al tavolo per tutta la partita e te la godi fino in fondo, o ti alzi e te ne vai. Non ci sono mezze misure. Io l'ho già vista due volte e ogni tanto sento le sirene che mi richiamano. Tra l'altro è incredibile come non sia quasi necessario aver visto le altre due serie. Forse a malapena Fuoco cammina con me, che è il pilota spirituale sì. della terza stagione. Io proprio la terza stagione di Twin Peaks mi ha devastato, perché parla di ignoto, di sconosciuto, di morte, di vecchiaia, di tempo che passa, dell'altro, del doppio, di quelle 100 cose che hai detto te, e non c'è una scena, anche la più assurda, quella che sembra più fuori contesto, che in realtà non sia un tassello fondamentale di un mosaico incredibile. Quindi ti dico, il primo Matrix e il terzo Twin Peaks per me stanno nell'Olimpo a pari merito. Forse ti dico, come formazione personale Matrix ha un ruolo più importante, però quella cazzo di sì, nella parte biograficamente ci siamo passati nel 99, che nella nostra appunto percorso biografico è una tappa fondamentale, perché alla fine è l'adolescenza per te, la preadolescenza per me. Io ricordo benissimo, io tra l'altro il finale della terza stagione di Twin Peaks l'ho visto a Venezia alle tre di notte sull'iPad in corridoio, piegato tipo così perché il wifi non prendeva, distrutto. Il giorno dopo mi sono fatto
tutta la giornata di festival, l'ho già raccontata questa cosa due sere fa, e alle 2 del pomeriggio ho visto Ex Libris di Wiseman, 3 ore e 20 di libreria di New York senza commento nulla, documentario nudo e crudo, stavo per morire. Sono tornato a casa, me lo sono rivista perché ho detto forse mi sono perso qualche passaggio. No, avevo capito tutto e non si capisce un cazzo. Perfetto. In realtà ricordo un articolo lunghissimo di una sorta di appassionato che elencava, cioè spiegava per filo e per segno tutto il percorso di lotta contro Judy Jaudei, la divinità sì, che si nutre di dolore con l'elettricità, bla bla bla, che era illuminante. E niente, qualcuno qui ci sta già dicendo che dobbiamo parlare di Twin Peaks. Con calma, ragazzi, sono tanti gli argomenti che voglio portare sul canale. A questo punto però direi che una live con Paolo su Twin Peaks nei prossimi mesi ce la facciamo. Ma con enorme piacere. Guarda, quello è un tema che mi porto alla prossima. Anche questa storia di Judy che hai citato, io l'ho sviscerata a fondo in pillola rossa. Io proprio su quella faccenda lì dell'ultima puntata sono impazzito, ci ho perso le notti, cioè è stato un trauma viscerale. Ma quindi, poi con piacere, c'ha quella capacità la terza storia di Twin Peaks di farti anche piangere. Io piango tantissimo, lo dico sempre, sono un piagnone con la narrativa, anche in scene che non sono necessariamente romantiche, tipo il bacio tra Norma e Ed, no, che è un grande crowd pleaser, no? Cioè, anche nel momento in cui Dougie guarda la statua del cowboy, ci sono dei momenti proprio che, poi vabbè, i Chromatics che cantano Shadow, ciao, addio, ammazzatemi. Grazie a te, Evanate, domani acquista il libro, Paolo ringrazia, buonanotte a te, e così parliamo anche dell'altro libro di Paolo, molto molto volentieri. Grazie di cuore per questa sorpresa, e perché la terza stagione è divisa, è una stagione perché molto divisiva, sì, ma perché è come dicevamo prima, però non è necessariamente un demerito, sono opere molto estreme da un certo punto di vista che mettono lo spettatore a dura prova, noi stessi che siamo appassionati, io le prime 2-3 puntate ho fatto che cazzo sto guardando, e poi piano piano, esatto, i pezzi sono andati tutti. C'è chi ha pazienza, c'è chi non ce l'ha, tutto è legittimo, insomma. Io credo che chi non si gode la terza stagione di Twin Peaks sia una brutta persona, ma ciascuno il suo, ovviamente. Sì, okay, penso così, però veramente capisco chi magari non l'ha apprezzata, perché è veramente radicalissima. Ecco, cioè, se sì, la posizione in cui si deve muovere un regista è questa linea qua, lui sta proprio là fuori, cioè è estremo in tutto, ecco, cioè oltre, over the top in qualsiasi cosa. Quindi capisco perché non piaccia, ma mi piace la follia. Federico vuole seguire le tue orme, ma basando i suoi lavori su Harry Potter, quindi li facciamo il nostro in bocca al lupo, e concludiamo con Max Eldorado che dice: bellissimo contenuto, ospite gradevolissimo, bravo divulgatore. Ci prendiamo tutti i complimenti e ci uniamo a Max Eldorado e a tutti voi della chat nel dare la buonanotte a tutti. Siamo fatti 2 ore belle abbondanti di chiacchierata, sono volate. Paolo, io ti ringrazio ancora e faccio vedere per l'ultima volta Il risveglio di Neo, edizioni Lindau, disponibile in libreria e in qualsiasi store online. Paolo lo trovate sui social, Paolo Riberi, trovate anche edizioni Lindau. Io me lo trovo fra poco più di un mesetto a Venezia, così me l'abbraccio un po', che è sempre una cosa bella e gradita. Grazie mille. Credito blu, che male non fa, perché assolutamente riusciamo a vederci. Guardate, ragazzi, che per chi ha sofferto le tragedie delle file con l'accredito verde, arrivare al blu è veramente come aver scalato l'Everest, ve lo possiamo garantire, è tutta un'altra cosa. Magari, visto che ho già promesso che ci saranno i diari quotidiani di Venezia, o un video ce lo facciamo con Ciavoni, un video con te, magari lo rivedete a ridosso del festival. Ti ringrazio veramente tanto, è stata una puntata fantastica. Te. È stato veramente bello essere vostro ospite, è spettacolare vedere quante persone partecipano, che entusiasmo c'è, veramente un progetto fantastico, viva Ino al cinema, ecco, veramente. Grazie, spettacolare mille. Io, ragazzi, come al solito vi do le solite indicazioni, seguiteci su Instagram e su Facebook, che il Rinella non viene quasi mai in live, c'era la settimana scorsa, no, l'altro giorno in realtà,
però lavora tanto dietro le quinte, le grafiche, i contenuti social. Trovate anche tutti gli annunci delle prossime live. Per questa settimana abbiamo dato 3 live, quindi accontentatevi. Ci rivediamo alla prossima. Condividete il canale con i vostri migliori nemici, con i vostri peggiori amici, ormai è la mia formuletta. Paolo Riberi, grazie, grazie mille. Viva Matrix, viva Paolo, viva il cinema, viva Inno al cinema. Andate in sala anche se non c'è un beneamato cazzo da vedere, è uscito il film con gli squali assassini, andiamo a vedere anche quello. Andiamo. Siamo in attesa di Jordan Peele, anche tu spero, Paolo. Assolutamente sì, adoro Jordan Peele. Poi uguale. Questo tema degli alieni mi fa impazzire, quindi andiamolo a vedere appena esce. Perfetto. Ci vediamo la prossima settimana, domani mi trovate alle 17 da Facce di Nerd da Matioschi e con Paolo ci rivedremo presto nella Loggia Nera magari. Un saluto a tutti e buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti e grazie. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Show me the money! I want the truth! You can't handle the truth!